che abbiamo avuto settimane. Dicevo, qui il primo seminario che abbiamo avuto è stato quanto mai utile e vi ricordo che potrete ancora seguirne, insomma, lo sviluppo, le tematiche dibattute in rete, se volete. Questo è il secondo appuntamento, e è dedicato a Risorgimento e Università. Allora, le tematiche di cui dibatteremo insieme oggi, insieme a sei amici e colleghi che abbiamo chiamato appunto a interrogarci sulla relazione tra Risorgimento e Università, è quella di riflettere sui profili e sull'evoluzione degli insegnamenti che nell'università contemporanea continuano a proporre tematiche che investono più o meno direttamente la storia del Risorgimento, ovviamente collocando il problema, il fenomeno Risorgimento in uno scenario che ormai da tanti anni non è più esclusivamente di ambito nazionale. Proprio partendo dalle esperienze personali dei relatori che abbiamo coinvolto, chiedendo loro in primis di conoscere qual è, secondo loro, il ruolo che attualmente ricoprono all'interno dei corsi di laurea gli insegnamenti di storia del Risorgimento o gli insegnamenti che comunque insomma, ruotano attorno alle problematiche o inglobano le problematiche risorgimentali, insomma, insegnamenti adesso affini. Poi abbiamo chiesto anche, chiederemo, alcune informazioni sulle modalità, sulla pratica dell'insegnamento stesso, sulla didattica del Risorgimento e poi anche sugli spazi che la ricerca universitaria riserva alle tematiche risorgimentali. Però oggi, ripeto, non ci occuperemo, per non mettere troppa carne al fuoco, invece degli indirizzi stessi della ricerca di cui, ripeto, abbiamo parlato la volta scorsa. Il problema dell'insegnamento, secondo noi, è un problema quanto mai centrale, perché poi investe anche il problema dei fondi per la ricerca, per lo studio. È chiaro che se non ci sono insegnamenti parlano più o meno direttamente di Risorgimento, non ci sono poi tesi, o ci sono poche tesi, pochi studenti che si dedicano a queste problematiche, ci sono meno convegni, insomma non si crea quel bacino di utenza, quel bacino di interesse che potrebbe dare un nuovo slancio alle tematiche risorgimentali. Ecco, da questo punto di vista, e mi taccio, chiederei di volta in volta ai relatori che abbiamo appunto chiamato insieme ad Andrea, di partendo sempre dalla propria esperienza personale, di dirci le loro impressioni, insomma i loro pensieri riguardo per esempio al ridimensionamento che negli ultimi 20 anni è indubbiamente accaduto nelle università italiane per quanto riguarda insegnamenti, non parliamo delle vecchie cattedre di storia del Risorgimento. Chiederemo loro appunto di dirci qualcosa sulle modalità stesse di insegnamento della materia o delle tematiche ad esse affini e di parlarci anche di un'assenza, cioè l'assenza di insegnamenti di storia del Risorgimento che indubbiamente ha reso negli ultimi anni difficile o più problematica la continuità di un dibattito storiografico senza il quale poi certe tradizioni di studio si perdono, possiamo innovarle indubbiamente, ma a mio modo di vedere, perdendo le tradizioni, costruiamo il nuovo su fondamenta poi che non sono così solide. Ma la mia introduzione è stata anche troppo ampia e direi di iniziare proprio con il primo dei relatori che abbiamo chiamato, Marco Pignotti, che saluto. Marco, come sapete, insegna all'Università di Cagliari materie contemporaneistiche e iniziamo da lui proprio perché da quest'anno è riuscito a portare insomma a casa un buon risultato per quanto ci riguarda, perché è riuscito a far inserire il nuovo insegnamento di storia del Risorgimento. Ecco, quindi Marco, ti cedo subito la parola. Grazie Riccardo, ringrazio gli organizzatori Riccardo Piccioni e Andrea Ciampani per l'invito graditissimo per questo seminario, questo ciclo di seminari dedicati al Risorgimento che ho potuto già seguire
in un primo appuntamento, tra l'altro in presenza con uno dei coordinatori, appunto Andrea Ciampani, che mi ha ospitato. E non perdo tempo e vorrei entrare subito nel cuore della questione che Riccardo ha sollevato. Allora sì, grazie Riccardo, da quest'anno insegno storia del risorgimento a lettere, mi piace presentarmi così, e ora mi sono accorto casualmente di aver indossato pure un gilet ottocentesco, perché non casualmente per me l'Ottocento è centrale nella storia contemporanea, cioè perché è importante il risorgimento come corso, come insegnamento all'interno di un corso di laurea, perché questo ci porta a risottolineare, a sottolineare la centralità dell'Ottocento nella storia contemporanea. Fino a pochi anni fa, fino alle ultime manifestazioni, forse grazie anche a un rinnovato indirizzo dell'Istituto della Storia del Risorgimento Nazionale, il Risorgimento ha avuto un grande sussulto per il centocinquantenario, poi lentamente è stato preso da letargia e in qualche modo sacrificato forse a più interessanti stimoli provenienti appunto da tematiche novecentesche. Gli insegnamenti di storia e risorgimento sono andati via via erodendosi fino a quasi a scomparire dai corsi di laurea, dai corsi di studio, dalle triennali, dalle magistrali. Lettere a Cagliari fortunatamente rappresenta una eccezione nel panorama nazionale dei corsi di laurea delle ex facoltà umanistiche e delle facoltà di scienze politiche, ha conservato un insegnamento con la vecchia denominazione storia del risorgimento. Addirittura ne avrebbe un secondo nella magistrale che insiste proprio su questa tematica. Siamo un'eccezione però, perché con Riccardo Piccione abbiamo iniziato a ricostruire una specie di geografia degli insegnamenti di storia del risorgimento nelle università italiane, e ci siamo accorti che l'estinzione in realtà ha proceduto in maniera più incalzante di quanto potessimo immaginare. Gli insegnamenti di storia del risorgimento sono molto pochi, il termine risorgimento tende a estinguersi ormai quasi dappertutto, laddove resiste all'interno di un'espressione, di una denominazione che fortunatamente comunque include un lungo Ottocento o delle rivoluzioni nazionali che ci rimandano quindi direttamente o indirettamente al Risorgimento stesso come principale oggetto di un corso di laurea. Io lo ritengo una gravissima lacuna, perché la contemporaneità non si può esaurire unicamente o principalmente in corsi, insegnamenti che insistono prevalentemente, se non totalmente, sul Novecento. La lacuna è grave, tanto più comparativamente, penso a un'esperienza come quella francese, dove non si potrebbe immaginare di cancellare da un insegnamento contemporaneistico il secolo che contiene la Rivoluzione francese. Non vedo perché in Italia si debba accettare un'estinzione terminologica e quindi anche contenutistica che di fatto estingue la nascita, la genesi della nazione dagli insegnamenti di storia contemporanea. Per quale motivo, quindi, mi domando, noi contemporaneisti stiamo accettando questa lenta ma inesorabile erosione del periodo, dell'arco temporale dei nostri insegnamenti, e per quale motivo ci stiamo confinando tacitamente sul Novecento, tanto più che l'Ottocento è un periodo, lo devo spiegare a voi in questa sede, molto ricco di aspetti, di fratture, di fenomeni che tra l'altro per molti aspetti restano ancora del tutto inediti, quindi anche dal punto di vista della ricerca è un territorio ancora tutto da esplorare. Ma la domanda mia, in termini, rimanendo proprio aderente più che alla ricerca, come ci chiedeva Riccardo Piccione, all'ambito universitario, quindi alla politica universitaria nei confronti appunto della distribuzione degli insegnamenti all'interno
dei corsi di laurea, mi domandavo per quale motivo l'Ottocento, quindi l'età risorgimentale, debba essere in qualche modo devoluta quasi tacitamente in favore dei colleghi, dei nostri pur amati confratelli colleghi della storia moderna, che in alcuni casi infatti hanno dato in qualche modo dimostrazione di interessarsi all'Ottocento e al Risorgimento, proponendoci degli approfondimenti, delle riflessioni che secondo me però diciamo marcano o dimostrano una diversa metodologia, un diverso approccio che in qualche modo fa sì che vi sia una ragione per cui esistano degli storici dell'età contemporanea e degli storici dell'età moderna. Laddove infatti il contemporaneista generalmente contestualizza il Risorgimento e l'Ottocento all'interno anche di un fenomeno squisitamente politico, politico-istituzionale, il modernista giustamente porta un altro tipo di esperienza, un altro tipo di visione, un altro tipo di approccio nell'affrontare i temi che caratterizzano appunto questo ricchissimo secolo e questo ricchissimo periodo che va appunto sotto il nome di Risorgimento. Le modalità di insegnamento e le denominazioni. Beh, probabilmente Risorgimento rappresenta un termine che nelle triennali e nell'articolazione dei corsi di laurea che cercano appunto di, come dire, di aumentare l'appeal, di aumentare l'attrattività della platea studentesca, Risorgimento è un tema evidentemente abbinato alla vetustà, al decadimento, a qualcosa di probabilmente di sconosciuto o del tutto poco attraente. Questo diciamo non ci deve, come dire, portare a serragliarci dietro una denominazione che può essere comunque rivista, riarricchita, fermo restando che il mio è un accorato invito ai contemporaneisti di difendere questo territorio, questo arco temporale, magari anche attraverso una redenominazione più ricca, più articolata, più moderna, anche più problematica di un periodo che comunque non può essere abbandonato, diciamo così, passivamente. Io non so se posso ancora procedere all'intervento oppure se preferisci, Riccardo, fare un primo giro e poi magari possiamo tornare nuovamente su ma Marco, noi abbiamo previsto un singolo intervento, poi apriamo il dibattito nel corso del quale indubbiamente tanto più i relatori possono, ci mancherebbe. Ma io a dir vero non aggiungerei altro rispetto a quanto detto, preferisco ascoltare anche gli altri relatori, magari appunto se ci sarà modo di ritornare, preferirei lasciare queste mie riflessioni e non, diciamo, dilatare ulteriormente l'intervento per non sottrarre il tempo agli altri e magari anche per non, diciamo, appunto, insistere su quelle che secondo me sono i principali elementi su cui volevo intervenire e che, appunto, grazie a questo invito ho potuto esprimere. D'accordo Marco, guarda, io prendo proprio la classica palla al balzo, uno mi riallaccio ad uno dei temi che hai introdotto, e cioè al fatto che, allora, da un lato non è un male che questo territorio, l'Ottocento, sia conteso da più settori disciplinari, secondo me non è un male, perché ognuno porta i propri interessi, le proprie sensibilità, le proprie modalità di approccio anche dal punto di vista periodizzante, e questo secondo me è un guadagno del dibattito storiografico. Accolgo in pieno il tuo invito sul fatto che è bene che vengano insomma i modernisti a interessarsi dell'Ottocento, in particolar modo del primo Ottocento, però il fatto è che questo territorio non debba essere abbandonato dai contemporaneisti. Perché altrimenti, voglio dire, la profondità, anche per uno che si occupa solamente di Novecento, la profondità, lo sguardo che sulle problematiche che affronta, se non è poi così profondo e di lungo periodo, sicuramente, indubbiamente, si perde qualcosa. Questa è la prima considerazione. La seconda, con la quale poi cedo la parola, in seguito alla quale cedo la parola a Gianluca Fruci,
come sapete, insegna all'Università di Pisa, è il discorso che hai fatto in chiusura relativamente alle denominazioni dell'insegnamento, no? L'invito che facevi, che anche io sottolineo e penso di aver praticato, insomma, da 2 anni a questa parte, è quello di rivedere anche il vecchio, anche nella denominazione, il vecchio corso di storia del Risorgimento e allargarne la prospettiva. Così abbiamo fatto fra i primi, io, Roberto Balzani e Gianluca Fruci. Infatti Gianluca, anche lui mi pare da un paio d'anni, ha ridenominato il corso in Storia dell'età delle rivoluzioni e del Risorgimento, sull'ampliamento di questa prospettiva anche dal punto di vista terminologico. Mi interessa molto, appunto, sapere quello che ci dirà Gianluca. Sì, grazie. Grazie a tutti e a tutte. Allora, la prima considerazione che viene da fare è che un ciclo di seminari come questo sarebbe stato inimmaginabile fino alla ventina di anni fa, cioè quando appunto affievolitosi, no, dopo il centenario dell'unificazione, le passioni, le ragioni politiche che a lungo avevano attraversato e sostenuto la storia del Risorgimento, e la storia del Risorgimento era diventata un po' una materia, possiamo dircelo tranquillamente, un po' polverosa, un dossier storiografico che poi difficilmente dialogava con il tempo presente e con i suoi attori sociali. Quindi quell'idea un po' di passatismo, no, che evocava prima Marco Pignotti, in parte un po' era anche legittima, insomma, da certi punti di vista. Come sappiamo, e quindi ora non ci ritorno, lo richiamo soltanto, a partire dalla fine degli anni 90, complice anche il ritorno in grande stile con metodi nuovi della storia della politica, dopo un dominio e un'egemonia lunga della storia sociale, appunto si è sviluppata una nuova storiografia del Risorgimento che ha di fatto rinnovato in tante direzioni e in tanti modi, in modo più classico, in modo più critico, gli studi sul movimento nazional-patriottico e sulle dinamiche dell'unificazione italiana, ma più in generale, io credo, su quella grande trasformazione politica che investe lo spazio italiano fra 7 e 800. E quindi ha poi di fatto rimesso questi processi al centro del dibattito storiografico, in parte anche del dibattito pubblico, sia nazionale che internazionale, e noi siamo qui appunto e possiamo provare a discuterne. L'altro aspetto che, sempre dal punto di vista anche dell'insegnamento e dell'accademico, è significativo è che in parallelo, dall'inizio del 2000, è cresciuta nell'università italiana una generazione di quelli che io chiamo i nativi risorgimentisti, cioè di studenti, di giovani studiosi, che hanno massicciamente ricominciato e continuano a svolgere tesi di laurea magistrale, di dottorato, ricerche postdoc sui linguaggi e le pratiche politiche del XIX secolo. E quindi configurando questa svolta risorgimentista della nostra storiografia sull'Ottocento anche un po' come una svolta generazionale, oltre che scientifica. E noi un po' ne stiamo provando a dare conto nella rubrica I cantieri del lungo risorgimento, appunto della nuova rassegna storica del risorgimento, che proprio da settembre è tornata a uscire più o meno regolarmente, seppur ancora in ritardo di un anno. Quindi anche su questo punto vedo un quadro dinamico, nonostante tutto. Naturalmente questa storiografia che permette, nuova storiografia critica o classica, ma nuova storiografia di Risorgimento, che permette questo ritorno anche da parte dei giovani allo studio del Risorgimento, è una storiografia molto polifonica, policentrica, dinamica, ma polifonica e policentrica. Questo è molto positivo dal mio punto di vista e quindi è la premessa perché la storia e lo studio dell'Ottocento politico italiano e non solo possa continuare a svilupparsi. E mi sembra che però ci sia un punto, se volete, che unisce queste tutto questo movimento di rinnovamento, pur nelle sue differenze attraverso percorsi originali, non necessariamente convergenti. E questo è, a me sembra che sia l'esigenza e l'obiettivo, di, per certi versi, di promuovere un po' il superamento della storia del Risorgimento, o quantomeno un passaggio a una storia politica e culturale dello spazio italiano nell'età delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni.
cioè proprio intesa come, come studio comparativo per certi versi transnazionale dell'impianto nello spazio italiano di quella appunto che Mosse chiamava la nuova politica, forgiata da, tra 7 e 800, la seconda metà dell'800, nel fuoco delle grandi rivoluzioni euroatlantiche ed euromediterranee. E questo per poi meglio comprendere, meglio analizzare, studiare, insegnare e raccontare i percorsi di costruzione appunto dello spazio politico italiano con le sue analogie, le sue peculiarità, le sue tensioni nel corso appunto di quella terra di mezzo che sta tra 7 e 800 e che necessariamente è contesa, ma che in fondo è un bene che sia così tra 7 e 800, tra modernisti e contemporaneisti, e ma che anche tra gli studenti è così. Io ho molti più studenti modernisti alla fine della fiera che non contemporaneisti in senso classico al corso, quindi parliamo anche dell'esperienza della mia esperienza. Quindi questo un risorgimento che si configuri così come parte di quell'epoca che appunto Bailey ha definito un'epoca di rivoluzioni convergenti, che va dalla rivoluzione americana alle rivoluzioni degli anni 20 fino alle rivoluzioni del 48, quindi un risorgimento come segmento e come scenario dell'età delle rivoluzioni, e quindi uno scenario che naturalmente ridimensiona la centralità della rivoluzione francese, il suo potere di radiazione, di derivazione rispetto ad ogni altro fenomeno rivoluzionario coevo e successivo che a lungo è stato riconosciuto la rivoluzione francese, sia in presa diretta dai fautori e dai suoi avversari e poi anche da una molteplicità di tradizioni storiografiche nazionali. Chiaramente questo approccio valorizza un'interpretazione policentrica dei movimenti rivoluzionari, la loro simultaneità, la loro interconnessione. E così ecco nasce l'espressione di età delle rivoluzioni in cui inserire il risorgimento come suo scenario, come suo segmento. Espressione, tra l'altro, quella di età delle rivoluzioni che è coniata in presa diretta da alcuni dei suoi protagonisti, Tom Paine, John Adams, e poi è stata utilizzata e suggerita, tra l'altro, non oggi, ma fin dagli anni 50, 60, dal secolo scorso, da Robert Palmer, da Franco Venturi. Quindi, e questo naturalmente è, secondo me, uno degli aspetti che io provo modestamente, ogni volta imparando e studiando come un matto, perché naturalmente bisogna cercare di allargare il più possibile gli orizzonti, quello che provo un po' a fare, quindi utilizzando questa espressione di età delle rivoluzioni al plurale che ha come premessa quindi un'idea diversa di modernità intesa come esito di scambi e interazioni fra varie parti del mondo e di conseguenza legata alla formulazione di una pluralità di nuovi concetti utilizzati appunto per contestare qualsiasi potere privo di legittimazione popolare e poi definitosi all'interno di tradizioni che sono diverse ma comunicano e quando non sono interconnesse. Poi l'altro aspetto di quello che io provo a fare è il fatto che questa idea di grande trasformazione politica euroatlantica, circolare e interconnessa, in cui sta il risorgimento, di cui il risorgimento è uno scenario importante, e in questo noi dovremmo insistere, se possibile, ancora di più, perché ricordiamo che nel libro di Palmer l'Italia c'era, in molte storie dell'età delle rivoluzioni di oggi, l'Italia non c'è. Questo non è qui ovviamente una rimeditazione sovranista, tardo sovranista storiograficamente, ma è uno scenario importante, no? Quello della penisola. Quindi lì tocca a noi poi farci più avanti il più possibile, cercare di interagire con queste stereografie. Comunque dicevo, dal mio punto di vista, e qua vado poi a concludere, questo tipo, questa idea di grande trasformazione politica euroatlantica, circolare interconnessa, si intreccia in modo inestricabile con un altro grande processo, una grande trasformazione, cioè la grande trasformazione mediatica che è in atto fra 7 e 800. Cioè l'idea che questi fenomeni di mediatizzazione, di spettacolarizzazione della politica, con il corollario dell'affermazione di autentiche celebrità politiche in Europa come nell'America, accompagnano, sostengono il processo di uscita dall'antico regime politico e coloniale e rappresentano proprio un carattere originale della costruzione dello spazio politico contemporaneo fin dalle sue origini tardo settecentesche. Questo nuovo regime mediatico si avvale di un variegato spettro di supporti che ora ovviamente non sto qui a richiamare, ma naturalmente il
Risorgimento sta come il suo profilo di processo dall'audience globale, è uno straordinario laboratorio per la mediatizzazione della nuova politica europea, costituisce un'autentica officina di celebrità, attinge una serie ininterrotta di eventi, di attori che oltre che a diverse generazioni di esuli, volontari transnazionali che si trovano a soggiornare appunto nei centri nevralgici della grande trasformazione mediatica in atto nel XVIII secolo. Quindi le principali congiunture rivoluzionarie e la costruzione di diverse icone che le personificano si prestano perfettamente a indagare in chiave comparata i circuiti comunicativi che trasformano il processo risorgimentale in uno straordinario spettacolo per il pubblico nazionale, ma anche internazionale. E questo, a mio avviso, è un punto che qui invece sono molto d'accordo con Marco, cioè che fa di questa fase, di questa terra di mezzo, fra 7 e 800, quello che possiamo chiamare il sorgimento in Italia, l'età delle rivoluzioni più ampiamente, veramente in un momento fondativo della contemporaneità, e che quindi è importante, che è fondamentale studiare, perché lì appunto si impianta la politica contemporanea, si impianta una politica mediatizzata, cioè due fenomeni che oggi noi viviamo in modo forte, ma che hanno origini antiche, perché l'archeologia di questi fenomeni sta lì, e paradossalmente, questo lo dico spesso agli studenti, questo nostro post Novecento e inizio del XXI secolo è per certi tratti forse più facile da capire studiando le origini della contemporaneità più che non il Novecento, che a me a volte pare il secolo breve alla Hobsbawm, un periodo per certi versi, per certi tratti più conchiuso. E quindi, mentre una serie di questioni che oggi riemergono nella post-politica, cioè mi sembra che la post-democrazia sia più simile per certi versi alla pre-democrazia di quanto non è stata la democrazia dei partiti classica novecentesca. Per concludere, per tutti i motivi che, seppur molto sommariamente, ho provato qui a illustrare, io credo che oggi sia un privilegio, un'avventura entusiasmante insegnare storia del risorgimento, evidentemente intesa dal mio punto di vista appunto come questo processo che vede convergere e svilupparsi contestualmente rivoluzione politica e rivoluzione dei circuiti comunicativi tra 7 e 800 nello spazio italiano. E proprio per questo, lo evocava prima Riccardo, il corso che svolgo alla magistrale del corso di lavoro in storia qui a Pisa, dal 20, quindi da un semestre, in realtà su questo sarà il secondo semestre in cui si ha cambiato nome, il corso ha cambiato nome, tra l'altro previa consultazione anche condotta con gli studenti, appunto si chiama Storia dell'età delle rivoluzioni e del risorgimento, ha un programma che non solo nella parte monografica prova a muoversi un po' garibaldinescamente, mi viene da dire, nell'universo euroatlantico, ma anche nella parte istituzionale, cioè prova ad affiancare a una monografia di sintesi sul risorgimento una monografia di sintesi a scelta sulla rivoluzione americana o sulla rivoluzione francese o sulla rivoluzione haitiana o sulle rivoluzioni ibero-americhe. Devo dirvi che ho riflettuto a lungo sull'opportunità di togliere la dizione risorgimento dal titolo del corso, ma ammetto che poi alla fine non ho trovato al momento un'espressione più efficace, identificativa, icastica, seppure tanto, forse troppo, carica di significati nazionalistici, per quanto poi diversamente intesi, che sia capace comunque di sintetizzare eventi, figure, pratiche, mobilitazioni appunto dell'età delle rivoluzioni nello spazio italiano fra 7 e 800, e quindi mi sono poi attestato per il momento su questa definizione. Anche se lo ammetto che l'uso, l'abbandono dell'espressione del riferimento esplicito al risorgimento nella titolatura del corso resta dal mio punto di vista ancora adesso una questione aperta, per certi versi critica. Non so come andrà a finire, e spero che anche questa discussione mi aiuti a orientarmi. Comunque, per chiudere, resta il fatto che appunto per me, al di là di come lo possiamo chiamare, per me insegnare oggi storia del risorgimento quindi non consiste tanto nel parlare del movimento nazional-patriottico, del processo di unificazione in quanto tale, ma provare a raccontare, analizzare anche visivamente, con maggior ricorso a fonti iconografiche visuali, appunto l'impianto, la mise en place materiale e veniatica della nuova politica nello spazio italiano, concepito appunto come scenario e contesto privilegiato dell'età delle rivoluzioni e, lasciatemi aggiungere, delle controrivoluzioni. E vi ringrazio per ora. Siamo noi, Gianluca, che ringraziamo te, ovviamente condividiamo, penso, tutti quelli che sono collegati questa sera
quell'entusiasmo con il quale hai detto, ci hai ricordato che tutti quanti insegniamo storia del Risorgimento, insomma, o tematiche che riguardino l'Ottocento. Non solo questo, ma condivido anche l'invito che già molti praticano, insomma, ad allargare ad un'ottica comparata all'indagine di questi fenomeni, per non limitarsi solamente a riproporre continuamente anche da nuovi punti di vista il caso italiano. Quindi piena condivisione su questa visione policentrica dei movimenti nazionali in quest'ottica comparata nella più ampia età delle rivoluzioni euroatlantiche. Insomma, questa mi sembra una direttrice che questi studi abbiano preso ormai in modo netto e, per quanto mi riguarda, convincente, senza diluire però troppo i discorsi relativi alla storia italiana, perché no, insomma, in uno scenario troppo ampio e sfocato. Faccio riferimento ad una delle ultime sintesi, non citerò l'autore in questa sede, di Storia del lungo Ottocento. Non so se è capitato anche a voi, insomma, di leggere alcune di queste ricostruzioni che allargano la visione ad una dimensione pressoché globale, ma francamente le linee direttrici che tengono insieme il discorso sono talmente fragili e peraltro pagina dopo pagina ci sono strafalcioni davvero imperdonabili, insomma. Quindi praticare la storia su uno scenario globale o globalizzante è davvero arduo. In uno di questi ultimi incontri ricordo anche Catherine Brice, insomma, aveva fatto la stessa osservazione, cioè stiamo attenti a proporre queste visioni troppo ampie, perché poi perdiamo di vista i punti di riferimento che sono indispensabili nel continuum storico, sono le nostre boe, le nostre ancore, insomma, le nostre scialuppe di salvataggio. Va bene, il discorso magari lo riprenderemo in sede di dibattito, adesso è il momento, stiamo procedendo bene anche con i tempi, grazie a tutti, finora a quelli che sono intervenuti, a Pierangelo Gentile, che come sapete insegna all'Università di Torino e insegna anche una materia molto, molto interessante già dal nome, perché è fonti e storia del Risorgimento, cioè questo inserimento relativo alle fonti, quelle fonti che peraltro la pubblicazione di fonti oggi viene, se non dico screditata, ma viene valutata ai fini di abilitazioni, concorsi, sempre, sempre di meno. Sappiamo tutti quanto tempo ci voglia, quanta cura ci voglia l'edizione critica, scientificamente condotta, di un insieme di fonti. A Pierangelo chiederei anche di parlarci della tradizione, visto che insegna, insomma, a Torino, della tradizione della sede di insegnamento e anche della situazione attuale, insomma, degli insegnamenti relativi al Risorgimento. A te, Pierangelo. Grazie Riccardo, grazie ad Andrea per questo invito e per questo incontro. Saluto anche tutti gli amici che stanno ad ascoltare. Beh, il compito è arduo perché parlare appunto della tradizione risorgimentale a Torino, e parto da lì, vuol dire fare i conti con qualcosa che è stato veramente di gigante a Torino e che è contato molto. Torino, lo sappiamo, è una città che rimanda al Risorgimento nella sua essenza. Le vie e piazze di Torino parlano di Risorgimento. Non c'è sostanzialmente angolo di Torino in cui non vengono ricordati nelle pietre, nei marmi, personaggi e fatti risorgimentali. Non ci sono piazze a Torino che, nonostante abbiano un impianto barocco, non rechino al centro le statue dei padri della patria e via dicendo. Questo lo dico perché molte volte faccio riferimento proprio a questi aspetti in un altro corso, che è quello di metodologie e tecnologie della didattica della storia, che è un corso a cui sono molto affezionato, che è quello che è rivolto agli insegnanti. In una didattica, in una grande preoccupazione di questi insegnanti di svolgere il Novecento nell'ultimo anno, molte volte l'Ottocento viene sacrificato. Mentre invece, secondo me, Torino può essere un ottimo laboratorio anche dal punto di vista della scuola, e i risorgimentisti hanno tanto da dire alla scuola, insomma. Quello che sostanzialmente fa l'istoreto per la storia della Resistenza, non vedo perché non lo possa fare anche il Risorgimento,
nei confronti della scuola. Però credo che sia necessario soffermarsi su tre istituzioni. Non possiamo, parlando di Torino, solo fermarci sull'università. È il focus certo di oggi, però non dimentichiamo che a Torino è anche la sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. E Torino è anche la sede di uno dei comitati più antichi dell'Istituto del Risorgimento Italiano. E queste istituzioni, cioè cattedre di storia del Risorgimento, museo e comitato, sono sempre state molto collegate tra di loro. C'è sempre stato un risorgimento accademico, ma c'è sempre anche stata una grande tradizione divulgativa del risorgimento a Torino, ed è un aspetto che secondo me non va perduto a nessun costo. Ripercorriamo rapidamente quelle che sono state le tappe per capire anche chi siamo e dove stiamo andando. Se abbiamo sentito prima bene da Gianluca Frucci di queste nuove frontiere, no, che ci stanno spingendo oltre. Anche tu, Riccardo, hai parlato di quali problematiche, no, degli orizzonti, che se diventano troppo orizzonti si perde completamente la vista, no? E quindi dobbiamo ben inquadrare il problema. Quando arriva la storia del Risorgimento all'università, questo può essere una cosa interessante ripercorrerla nel caso di Torino, e la facciamo rapida, però secondo me è interessante vederlo. Siamo alla metà dell'Ottocento, anzi siamo nel 1847, un anno particolare per Torino, è l'anno delle riforme, siamo a pochi mesi dalla concessione dello statuto, viene fatta una riforma dell'università. Siamo nell'ambito delle grandi riforme carlo-albertine. Questa riforma, non a caso, viene presentata da un personaggio che molti di noi conoscono e che si chiama Cesare Alfieri di Sostegno, quindi non l'ultimo degli intellettuali, che prende una decisione di riforma di questo Ateneo, che ha una sua tradizione storica. L'Università di Torino è stata fondata all'inizio del 400, cioè dividere le due facoltà, e le due facoltà erano quelle delle scienze e delle lettere. Dividerle, quindi, le scienze dure dalle lettere. Quello è un momento storico, ma il momento storico, ancor più storico, è quando Carlo Alberto decide di istituire la prima cattedra di storia. Siamo quindi nel 1847 e questa cattedra di storia non viene affidata a un letterato, ma viene affidata a un capitano del genio militare che è laureato in ingegneria idraulica e che fa di nome Ercole Ricotti, e che di molti voi l'avranno già sentito, il quale ha un grande talento per la storia. Un decennio prima aveva vinto un concorso presso l'Accademia delle Scienze di Torino per una storia delle compagnie di Ventura. Cesare Balbo gli aveva messo gli occhi addosso come ragazzo di talento, e lui fonda questa cattedra che nel 47 si chiamerà, attenzione perché poi le denominazioni, come sappiamo, hanno una loro importanza, nel Piemonte guerriero non poteva mancare che una cattedra di storia militare. Ecco, viene fondata questa cattedra di storia militare che l'anno successivo, già nel 48, si trasformerà, ecco poi, forse dove nascono i nostri problemi, in storia moderna. Ora, Ricotti... Qui ci stiamo occupando di un periodo che ci riporta alla storiografia militante, perché questa ovviamente non può ancora essere storia del Risorgimento, ma è storia nel Risorgimento. E Ricotti rappresenta proprio l'idealtipo di questo tipo di questa storia. Innanzitutto perché Ricotti partecipa a quel momento risorgimentale. È un militare, partecipa alla prima guerra di indipendenza, viene fatto prigioniero dagli austriaci, diventa poi deputato, a un certo punto sarebbe diventato anche senatore, fa una carriera accademica importante, arriva fino ad essere rettore dell'Università di Torino, partecipa alle sedute del Senato criticando la Convenzione di settembre, criticando il fatto che la capitale sarebbe stata spostata da Torino a Firenze. Insomma, Ricotti si inserisce all'interno di quella famosa storiografia sabaudista di cui ci ha tanto parlato Umberto Lebra, attraverso quel classico che è Fare gli italiani, memoria e celebrazione del Risorgimento. Cioè del fatto che
La cattedra diventa come tale nel 1847-48 come cattedra di storia, quindi staccandosi dall'antiquaria, dall'erudizione, dell'eloquenza, dalla letteratura, cioè si dà una dignità alla disciplina, ma fino ad allora di storia ci se ne era occupati al di fuori dell'università. Questo è un concetto molto importante. Certo, nella Reale Accademia delle Scienze, dove all'inizio dell'Ottocento era stata fondata anche una classe di scienze morali che aveva visto Prospero Balbo come uno dei deus ex machina di questa tendenza. E poi chi è che faceva storia? Erano coloro che lavoravano nei ministeri, perché la storia veniva vista come un magistero pubblico che doveva appoggiare l'opera della burocrazia. Ecco quindi questi storici funzionari, di cui appunto Prospero Balbo, Cesare Balbo, Federico Scopis di Salerano, fino ad arrivare a quello che fu il più importante di tutti e che si chiamava Luigi Cibrario. Questo è interessante perché di Luigi Cibrario esiste un busto nella Galleria dei Dotti del Rettorato dell'Università di Torino in Via Po, che credo tutti più o meno conosciate. Ecco, la cosa interessante è che Luigi Cibrario non fece mai un'ora di lezione all'università. Luigi Cibrario non fu mai docente universitario, eppure nel 1878, qualche anno dopo, venne riconosciuto come un maestro della disciplina. Perché? Perché ce lo racconta cosa è scritto sotto il cartiglio del suo busto. Il fatto che lui, con lunghi studi, con lunghe ricerche, era riuscito a dimostrare le origini italiane di Casa Savoia. Ecco, la scienza al servizio del potere, la scienza al servizio della politica. Del resto lui era cresciuto sotto Carlo Alberto e sappiamo quanto per Carlo Alberto era stata importante la storia. Talmente importante quella storia che aveva fondato l'altro istituto di ricerca che si occupava di storia, cioè la Deputazione Subalpina di Storia Patria, che è, che è il primo istituto di ricerca di quel tipo in Italia, 20 marzo 1833, dove i deputati si occupavano di ricerca storica, certo non di risorgimento, si occupavano di ricerca storica prevalentemente del Medioevo, ma con l'obiettivo di dare che cosa? Una risposta a quella necessità di italianità a Casa Savoia. E quindi Carlo Alberto vuole che la deputazione porti acqua al mulino del fatto della dimostrazione che Casa Savoia è italiana al 100% e quindi può competere a quel processo nazionale al fianco delle altre dinastie principesche italiane. Non è secondario questa cosa, questo aspetto qua. È proprio una rivoluzione storiografica, tanto è vero che si ricreano, usando una terminologia di uno storico che ben conosciamo, si ricrea una nuova genealogia incredibile. Fino ad allora in Savoia erano stati i vicari imperiali, amavano presentarsi come tali e quindi vicini all'impero per essere più importanti delle altre famiglie italiane, e quindi si associavano a questo favoloso Beroldo mai esistito, ma che era un principe sassone. Adesso invece il principe italiano diventa Umberto Biancamano e quello dà la stura per essere una dinastia italiana. Cosa succede? Che poi nel frattempo magistero di Ercole Ricotti va avanti, lui fa storia, un anno storia medievale, un anno storia moderna, si spinge anche molto vicino a lui, arriva poi anche a parlare della Rivoluzione Francese, fa un testo abbastanza importante, però arriviamo al secondo Ottocento e il secondo Ottocento è il momento in cui il Risorgimento comincia a farsi memoria ed è il momento in cui a Torino viene fondato il Museo Nazionale. Siamo nel 1878, arrivano i cimeli di Vittorio Emanuele II a Torino e un accontentare i torinesi che sono stati scornati più volte dopo il 1861, lo sappiamo, pensavano di riportarsi a casa il corpo di Vittorio Emanuele e di inumarlo a Superga, Cristi non ci pensa minimamente e quindi Umberto I, per cercare di accontentare i torinesi, gli manda l'elmo, la sciabola e le sei medaglie che sono ancora oggi all'ingresso del Museo Nazionale, perché da lì è nato tutto. E questo aspetto sarebbe continuato ancora a Torino se pensiamo al 1884,
all'Esposizione Generale Italiana e al Padiglione del Risorgimento, al Valentino, tutti aspetti che sono stati studiati molto da Massimo Baioni, eccetera. Ma poi anche altri aspetti divulgativi che vi dicevo importanti. Pensiamo al fatto della fondazione di riviste. Viene fondata questa rivista che si chiamava Curiosità, Ricerche di Storia Subalpina, che ci pare una cosa così eruditissima e localissima, ma quello è stato il nucleo fondante della rivista storica italiana. O pensiamo, ad esempio, a un aspetto che esiste ancora oggi e che invito chi non l'ha fatto ad andarlo a vedere, perché è veramente molto interessante, al Museo di Casa Savoia, che c'è presso l'Archivio di Stato di Torino, che era stato fatto alla metà degli anni 70 da un esule che si chiamava Nicomede Bianchi e che era diventato direttore dell'archivio, e che coonesta sostanzialmente il destino teleologico di Casa Savoia sui documenti dell'Archivio di Stato, quindi il risorgimento che si fa memoria. Poi, come dire, questo insediamento di storia moderna, conosce un po' un declino, nel senso che a succedere a Ricotti c'è Carlo Cipolla. Io non sento più Pierangelo. Voi lo sentite? No, si è bloccato. No. La fede, no, vediamo quanto è importante. Adesso ti abbiamo perso, ecco. Pierangelo, per pochi secondi comunque, continua. Mi sentite dopo adesso? Sì. Dopo a Cipolla si è interrotto. Ok, a Cipolla si è interrotto. Evocato Cipolla, okay. Si è interrotto. C'è un segno. No, dicevo che appunto Cipolla rimarrà a Torino fino all'inizio del Novecento facendo storia medievale, ma il Risorgimento si muove al di fuori dell'Accademia. E si muove dove? Si muove nel comitato che viene fondato nel 1895. Si muove al museo dove nel 1901 diventa ente autonomo. Poi si andrà avanti con diversi passaggi, arriverà Pietro Fedele, anche lui non un risorgimentista, ma uno studioso di storia medievale. Intanto il Museo del Risorgimento gira in città, perché viene aperta la sua prima sede nella Mole Antonelliana, e siamo nel 1908, fino a quando poi arriva a Torino il viterbese Pietro Egidi, ancora un medievista che però comincia a occuparsi di Ottocento. E mi piace ricordare un saggio sui moti studenteschi del 1821 scritti in occasione del centenario e ripreso quest'anno in occasione del bicentenario, fino a quando viene fondata la nostra disciplina. E viene fondata nel 1926 con il primo concorso di storia del Risorgimento bandito dall'Università di Milano, che viene vinto da Francesco Lenni, che viene chiamato a Torino nel 1927, proprio con la cattedra di storia del Risorgimento, cominciando ad avere la differenza tra storia del Risorgimento e storia moderna. Nel 1930 poi c'è proprio la divisione, le strade si separano. A Giorgio Falco sarebbe stata data la storia medievale e la storia medievale sarebbe andata per conto suo, mentre invece Lenni avrebbe occupato ancora per qualche anno la disciplina della storia del Risorgimento, fino a quando l'avrebbe ceduta a Romolo Quazza, la quale l'avrebbe tenuta ancora per un periodo, e poi successivamente anche Romolo Quazza sarebbe passato di nuovo a storia moderna. Ecco che questi modernisti non sono una novità del fatto che ci sono sempre stati sulla nostra strada. Ma gli anni del fascismo, però, non possiamo non dirlo, a Torino vedono un altro magistero, tra virgolette, che è ancora nuovamente fuori dall'università. La nostra è una disciplina aperta e molto meno accademica di quello di cui noi pensiamo. E chi è questo qui? È De Vecchi di Valcismon. Lo sappiamo quanto ha avuto importanza per assumere la presidenza dell'Istituto della Storia del Risorgimento Italiano, la direzione della rassegna storica del Risorgimento, il trasferimento del museo dalla Mole Antonelliana a Palazzo Carignano, dove ancora oggi si trova, il fatto che viene creato il libero docente di storia del Risorgimento per acclamazione dalla Facoltà di Lettere dell'Università di Torino. E lo sappiamo quanto
quell'interpretazione sabaudista fu nefasta per la nostra disciplina. Questo creare un museo che era sostanzialmente collegava la battaglia di Torino del 1706 alla marcia su Roma del 22 come se fosse stata una carrellata teleologica, e che costò anche il posto a Walter Maturi, che aveva creato la voce Risorgimento per l'Enciclopedia Italiana, ma che non era evidentemente piaciuta a De Vecchi di Val Cismò. Poi comincia una nuova storia con il dopoguerra, dove sono arrivati grandi maestri, che però erano grandi maestri legati molto anche a un contesto politico particolare. Certo, Walter Maturi, però poi non bisogna dimenticare Aldo Garrosci e Alessandro Galante Garrone. E quelli erano personaggi che avevano fatto la resistenza, che erano stati azionisti, che addirittura Garrosci non aveva mai scritto una riga di storia del Risorgimento, ma gli era stata data quella cattedra per volontà di Franco Venturi. E qualcuno di voi forse si ricorderà come era strutturato il vecchio Museo del Risorgimento, che arrivava fino alla Resistenza, con quell'idea molto gobettiana, no? Del Risorgimento, della Resistenza, della Resistenza come secondo Risorgimento. E quell'allestimento è stato a Torino fino al 2006, fino a quando è stato rifatto completamente. Poi, Angelo, scusa, mi dispiace interromperti, dobbiamo concludere. Sì, chiudo, sì, ho finito. Oggi che cosa, poi sono arrivati tra l'altro anche altri, poi si sono occupati di Risorgimento, anche se i loro insegnamenti non si chiamavano Risorgimento, ma storia medievale moderna. Pensiamo un po' a Guido Quazza, pensiamo a Carlo Pischedda, cioè tutta gente che faceva storia del Risorgimento nonostante si chiamassero medievale moderna. Oggi che cos'è? Oggi che cos'è Torino il Risorgimento? Ci siamo in tre, siamo io, Silvia Cavicchioli e Silvano Montaldo, li conoscete molto bene, abbiamo fatto un patto di sangue che la dizione di storia del Risorgimento non deve assolutamente scomparire. Non parlo di Silvia e di Silvano, che li conoscete bene, quindi è inutile che parlo di chi si conosce molto bene. Parlo di quel corso e dico solo due parole, velocissime, di quello che diceva Riccardo. Fonti e storia del Risorgimento è nato nell'ambito di un nuovo corso, che è quello di scienze del libro, del documento e del patrimonio, che vuole andare a insegnare nuovamente ai ragazzi a leggere i documenti dell'Ottocento, perché non sono capaci. Quindi se uno non è capace a leggere un documento, è inutile sperare che faccia delle tesi in questo modo. Quindi sostanzialmente io faccio un corso di esegesi, li porto in archivio, gli faccio aprire i faldoni, gli faccio fare le trascrizioni, i regesti, certo molto tecnico, noiosissimo quanto vogliamo, però a quanto pare se nessuno se ne occupa sarà difficile tirar fuori delle cose nuove che siano strutturate su quegli archivi che oramai sono solo più nelle mani dei professionisti, dei cementisti armati e degli eruditi locali. Grazie. Grazie a te, Pierangelo, in primis per quell'excursus che hai fatto sui modi e i tempi attraverso i quali il Risorgimento si è fatto memoria, e poi da memoria si è fatto anche ricerca e via via ricerca seria, ricerca scientifica. Per quanto riguarda invece l'ultima parte del tuo intervento, proprio relativamente alla novità del tuo insegnamento di fonti e storia del Risorgimento, a quell'esegesi dei documenti e dei testi, io ci vedo una grandissima novità, perché insomma sappiamo tutti quanto sia importante leggere o rileggere anche gli stessi documenti con chiavi di lettura innovative. E i nostri studenti, tanto più i nostri studenti, hanno bisogno di queste, che qualcuno fornisca loro questi strumenti del mestiere, i ferri del mestiere, queste nuove chiavi di lettura, perché i documenti dell'Ottocento, lo sapete tutti, insomma, è un secolo di grafomani, l'Ottocento, biografie, autobiografie, memorie, memoriali, epistole, hanno riversato, insomma, la soggettività umana ha riversato in quel secolo, ha dato il meglio di sé, verrebbe da dire. E quindi un insegnamento come il tuo è davvero up to date, verrebbe da dire. Quindi grazie a te, Pierangelo. E a proposito di tradizione e non di tradizione indigena, ma ci spostiamo al di fuori dei confini patri, lasciatemi questa espressione, visto che parliamo di Risorgimento, io darei la parola a Jon Kerja, spero di aver pronunciato bene, Jon, scusami, che insegna all'Università di Cluj in Romania, e in Romania, parlavo di tradizione appunto, c'è una forte tradizione di studi sul e del Risorgimento,
basti fare un nome, insomma, Stefan de Lureanu, che tutti noi poco tanto, del quale tutti noi poco tanto, insomma, abbiamo letto alcune pagine. È stato forse uno dei primi a porre il discorso in un'ottica comparata. Penso al libro Risorgimento italiano, Risorgimento rumeno, che è stato riproposto in Italia da Città del Sole, se non sbaglio, nel 2005. Ecco, io chiederei proprio a Jon come si inserisce questa vostra tradizione di studi sul Risorgimento in questo lungo Ottocento che da alcuni anni è rivisitato nei modi e nei tempi che Gianluca ci ha ricordato. Allora, buonasera a tutti, ringrazio il professor Piccioni per la presentazione e voglio ringraziare calorosamente gli organizzatori per avermi rivolto l'invito e innanzitutto il professor Andrea Ciampani che praticamente mi ha fatto lavorare, insomma, quindi prendere parte a questo interessantissimo dibattito. Quindi io direi dall'inizio che in Romania il tema risorgimento appartiene per lo più al campo della ricerca che al campo dell'insegnamento universitario. Per questo vi chiederei il permesso di presentare brevemente una storia della storiografia, quindi come si può rintracciare il tema risorgimento italiano nei lavori più rilevanti, più notevoli della storiografia romena di almeno dell'ultimo secolo. Quindi l'interesse dei romeni per l'Italia, come si sa, ha una lunga tradizione di molti secoli, cominciando a delinearsi almeno nel periodo della prima modernità con le cronache e attraverso le opere della scuola transilvana, quando l'origine romana del popolo romeno e la latinità della sua lingua diventarono idee chiare e misero in movimento la coscienza di sé, dei romeni ed il programma di emancipazione nazionale e culturale di questo stesso popolo. Arrivando nell'Ottocento, siamo nell'epoca in cui i romeni guardarono con interesse e anche con ammirazione verso l'Italia e si ispirarono dal movimento e dal programma politico del Risorgimento si posso dire che presero come modello sul piano ideologico e tattico per portare avanti il proprio progetto di emancipazione politica e nazionale. Per citare brevemente alcuni esempi, basti ricordare il movimento della carboneria italiana che aveva un impatto significativo sulle prime società segreti che si crearono nella Valacchia degli anni 30 e 40 del XIX secolo e che prepararono la strada per la rivoluzione locale del 1848. Per la rivoluzione del 48 stessa, insieme al periodo che seguì dopo, ci sono da ricordare i rapporti di corrispondenza, molto noti peraltro, tra Giuseppe Mazzini e Nicolae Bălcescu, oppure Cea Rosetti, che non per ultimo in questo contesto bisogna citare la grande popolarità di cui godete tra i romeni l'eroe dei due mondi, quindi Giuseppe Garibaldi, durante la rivoluzione quarantottesca e nei decenni successivi. L'evoluzione dei due popoli sul piano politico e nazionale verso la formazione dello Stato nazionale moderno nei primi decenni della seconda metà del XIX secolo e ulteriormente come anche il modo in cui agirono nel paesaggio delle relazioni internazionali della seconda metà Ottocento e inizio Novecento fino alla Prima Guerra Mondiale mette in risalto numerosi parallelismi e assomiglianze che spinsero il professor Francesco Guida dell'Università Roma III a parlare in alcuni saggi consacrati a questo tema di una vera e propria isocronia tra la storia dei romeni e quella degli italiani durante il periodo che abbiamo in vista. Tenendo presenti queste premesse sul lato storico, politico, diplomatico e culturale, risulta in modo naturale un interesse piuttosto notevole per la storia d'Italia e in particolar modo per il fenomeno risorgimento nelle università romene e nelle istituzioni di ricerca a partire dalla loro creazione come strutture moderne di insegnamento e di ricerca, così come possiamo citare la fondazione delle due prime università romene
Iași nel 1861 e successivamente a Bucarest nel 1864. Tra le voci più autorevoli presso le università romene del periodo anteriore alla Prima Guerra Mondiale che toccarono il tema Risorgimento si deve ricordare innanzitutto il professor Nicolae Iorga, forse il più noto storico romeno dei secoli XIX e XX, che abbia condotto ricerche sistematiche e portato avanti un rapporto speciale con l'Italia. Così dunque, nel 1911, all'occasione del 50° anniversario dell'Unità d'Italia, nel 1911, sì, Nicolae Iorga fece uscire un lavoro significativo dal titolo Breve storia dei romeni, con speciale considerazione delle relazioni con l'Italia, pubblicata in occasione delle feste del cinquantenario italiano, omaggio di un popolo fratello ed amico da parte della Lega di Cultura. Il periodo compreso tra le due guerre mondiali rappresenta una tappa importante di avvicinamento e collaborazione sistematica tra la cultura e ricerca storica istituzionalizzata in Romania e lo spazio italiano. Si tratta di un periodo in cui si fondarono delle istituzioni che si proposero di avviare per lungo termine dei programmi di cooperazione culturale e scientifica tra i due paesi, come furono i due istituti di Roma e Venezia e dall'altra parte l'Istituto Italiano di Cultura a Bucarest, con filiali nelle grandi città universitarie della Romania. Questi decenni interbellici furono allo stesso tempo un periodo proficuo in cui si affermarono alcuni italianisti di spicco, tra cui si deve ricordare Claudiu Isopescu, autore tra l'altro di un libro di riferimento, La stampa periodica romeno-italiana in Romania e in Italia, pubblicato a Roma, questo libro nel 1937. E invece senza alcun dubbio che il più importante e il più serio tra gli italianisti romeni dello stesso periodo interbellico, per le ricerche che ha condotto e per i lavori che portò alla stampa, ci fu Alexandru Marcu, autore di numerosi contributi sui rapporti italo-romeni, non poco essendo ancora oggi rilevanti e di attualità. Alexandru Marcu si soffermò sui rapporti italo-romeni nel periodo del Risorgimento e sulla ricezione delle idee e dei progetti del Risorgimento italiano presso i romeni, un campo di ricerca in cui fece stampare numerose pubblicazioni, di cui elenchiamo, per fare alcuni esempi, quello che segue, i titoli più significativi, ad esempio un libro I romantici italiani e i romeni, pubblicato nel 1924, un libro su Giovenale Vegezzi Ruscala nel 28, poi Cospiratori e cospirazioni nell'età del rinascimento politico della Romania, e una legione italiana in Transilvania e via dicendo. Durante il periodo interbellico cominciò la sua attività di ricerca un altro storico dei rapporti italo-romeni, Dimitrie Bodin, un ricercatore molto operoso che continuò a lavorare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dimitrie Bodin ebbe contributi sul periodo del Risorgimento, soprattutto nel lato, per quanto riguarda il lato economico. Le prime due decenni del periodo comunista in Romania, regime avviato ufficialmente con la rinuncia forzata al trono del re Michele il 30 dicembre 1947, fu un periodo molto difficile per le relazioni culturali dei romeni con l'Occidente, se teniamo conto che l'arrivo al potere dei comunisti portò ad un cambiamento radicale delle politiche culturali che ebbero presto come conseguenza il fine del programma delle borse presso le due istituzioni culturali romene in Italia, rispettivamente la Scuola Romena a Roma e la Casa Iorga a Venezia, e addirittura la chiusura di questi due istituti per un lungo periodo. A partire dalla seconda metà degli anni 60, dopo il recupero parziale della tradizione nazionale nella storiografia e nella vita culturale romena per la decisione del regime Ceausescu, vengono riattivati gli interessi per l'Italia, e tra coloro che si soffermarono sui rapporti tra i due paesi durante il periodo Risorgimento si deve menzionare lo storico Dan Berindei dell'Istituto Nicolae Iorga e membro dell'Accademia Romena delle Scienze dal 1990 fino al presente. L'accademico Berindei si può riscontrare tra i storici romeni attivi fino a 1989 e nel periodo successivo, che mostrò un interesse costante per il tema di cui stiamo parlando. Tra i ricercatori e i docenti universitari romeni del periodo 1965-89, l'elenco di coloro che si soffermarono contestualmente o di passaggio sui rapporti italo-romeni nei tempi del Risorgimento è più
è più esteso questo elenco, volevo dire, ma qui si deve ricordare un contributo più notevole, quello di Nicolae Corivan, professore universitario a IASH, che scrisse un libro importante sui rapporti diplomatici tra Romania e l'Italia durante il periodo 1859-1877, uscito nel 1984. Il crollo del totalitarismo comunista in Romania nel dicembre del 1989 inaugurò un'atmosfera nuova, un climato di apertura e normalità per la vita culturale e per la storiografia del nostro paese, che è ritornata al suo tradizionale orientamento verso i valori della civiltà occidentale. Si crearono gruppi di ricerca ed istituti interessati ai rapporti italo-romeni e si affermarono nuovi ricercatori nel campo di questo tema. In quanto riguarda il tema dei rapporti italo-romeni nel periodo del Risorgimento, il più serio e il più prestigioso ricercatore, come già ricordato, ci fu il professor Stefan De Lureanu, una personalità con una biografia che parte prima del 1989, ma i cui contributi videro la luce della stampa dopo questa data. Tra i suoi lavori più rilevanti ricordiamo appunto Mazzini e Romeni nel Risorgimento, Garibaldi tra mito e storia, primo uscito nel 2006 e il successivo nel 2007, e l'Italia e Romania verso l'unità nazionale, un secolo di storia parallela 1820-1920, libro pubblicato nel 2010. Tra i lavori più consistenti legati ai rapporti politico-diplomatici italo-romeni durante gli ultimi tre decenni si possono citare quelle che sono state portate avanti dai professori Ion Bulei e Rudolf Dinu dell'Università di Bucarest, autori questi due di alcuni volumi di documenti e di numerosi saggi, poi la signora Raluca Tomi dell'Istituto Iorga di Bucarest e non per ultimo la giovane ricercatrice Alina Dorojan, l'autrice di una tesi di dottorato discussa pubblicamente alcuni anni fa presso l'Università Roma III. Voglio sottolineare allo stesso tempo che fu un'opportunità molto buona l'apertura, la creazione dentro l'Istituto per la Storia del Risorgimento a Roma, la creazione per l'impegno direi considerevole del professor Andrea Ciampani di gruppi esteri, che ci fu avviato anche un gruppo estero rumeno, avendo a capo il professor Rudolf Dinu, attuale direttore dell'Accademia di Romania a Roma, che fu un'occasione eccellente per fare paragoni, per studiare, come diceva all'epoca il professor Ciampani, il fenomeno risorgimentale a livello europeo. E non voglio allargarmi di più su questo, voglio solo fare il mio augurio che questo progetto Istituto Risorgimento e i gruppi esteri continui, perché è una cosa eccellente per la ricerca. Al termine di queste brevi e sintetiche considerazioni voglio aggiungere alcune considerazioni conclusivi su un tema così complesso come il Risorgimento e il modo in cui fu studiato presso le università e gli istituti di ricerca della Romania. Quindi, il Risorgimento quale tema di ricerca nella nostra storiografia è stato incluso nella problematica più ampia dei rapporti politico-diplomatici e culturali italo-romeni. Dunque, gli storici romeni che si soffermarono su questo stesso argomento di solito scelsero di integrarlo in una prospettiva più ampia. Un'altra nota specifica sarebbe il fatto che presso entrambe le storiografie ha esistito interesse per sottolineare le assomiglianze e le differenze tra il Risorgimento italiano e quello che possiamo chiamare il Risorgimento romeno, che si chiama da noi il programma politico nazionale di emancipazione e di raggiungere l'unità nazionale, insomma. Quindi questo è una specificità. Quindi per avvicinarmi al termine del mio intervento, direi che la storia del Risorgimento italiano in Romania per il lato della ricerca è la storia di una ricezione, è la storia di avvicinamento ad un modello, la storia di un dialogo tra le élite quarantottesche e poi le élite romene che hanno fatto l'unità nazionale nel 59, ma anche le élite del periodo successivo e le élite italiane. E ci sta come esempio
i 100 volumi di corrispondenza di Mazzini in cui si possono ritracciare le lettere scambiate tra Mazzini e Ion Ghica, Belcescu, Ciarosetti e tanti altri. Quindi questo, voglio dire, solo un minuto e poi mi fermo, voglio dire che la presenza del Risorgimento italiano qui nella cultura romena è più consistente, più ricca sul lato della ricerca sull'arto storiografico. Una parola solo sul, in quanto riguarda la presenza nell'insegnamento universitario. Da noi storia moderna va fino a fine Ottocento, quindi la periodizzazione è un po' diversa rispetto alla storiografia italiana. Voglio dire invece che nel secondo anno della facoltà, gli studenti di storia hanno alcuni corsi di storia italiana, storia dell'unità, e viene toccato il Risorgimento proprio nell'ambito di questa stessa disciplina. Ci sono delle istituzioni, centri di ricerca a Bucarest, ma anche presso l'università, e qui a Cluj, dove abbiamo un istituto italo-romeno, in cui spesso vengono professori, colleghi, ricercatori che parlano anche sulle cose del Risorgimento ed escono volumi. E noi nell'ambito dei gruppi esteri abbiamo fatto alcuni convegni con la presenza del professor Ciampani, professor Guida ed altri colleghi italiani, quindi un ottimo lato di collaborazione. Quindi questo voglio dire che la presenza più consistente del Risorgimento italiano si trova in più di un secolo di storiografia romena, che si orienta verso l'Italia, verso temi ed argomenti di storia italo-romena, insomma, perché questa è la storia, voglio dire, la prospettiva corretta in cui credo che si possa valutare il tema. Io vi ringrazio molto per la vostra attenzione e spero di non aver superato di troppo il tempo che mi è gentilmente accordato. Grazie ancora. Guarda, Ion, siamo noi a doverti ringraziare, perché francamente sapevamo, almeno io sapevo poco, insomma, sapevo che esisteva questa tradizione di studi rumeni sull'Ottocento italiano, sul Risorgimento in modo particolare, ma che fosse così ricca, francamente, mi era incognito, quindi grazie, grazie davvero, insomma, anche perché poi, concludendo il tuo discorso, ci hai fatto anche capire quanto questa ricchezza, questa tradizione non sia oggigiorno abbandonata, anzi, voglio dire, ci hai ricordato di come ancora in alcune università rumene questa tradizione viene rinvertita alla luce anche dei nuovi studi. Comunque, insomma, si studiano ancora, ecco, i rapporti italo-romeni anche nell'Ottocento. Quindi grazie davvero di cuore a te per il tuo intervento. Torniamo adesso in Italia e approdiamo così nella capitale, passando la parola ad Antonio D'Alessandri, che insegna all'Università di Roma 3, e anche Antonio rimodula la denominazione del corso, ma insomma il problema storico è sempre quello, è sempre il nostro. Antonio, fra gli altri insegnamenti, oltre all'insegnare storia dell'Italia contemporanea, insegna anche storia della formazione degli stati nazionali nel XIX secolo. E fra le altre cose, Antonio, ti sarei grato se ci dicessi qualcosa anche sulla ricezione da parte degli studenti, anche negli ultimi anni, non so da quanti anni è attivo il tuo corso, però anche qualcosa sulla ricezione appunto degli studenti, se è in crescita o magari sta regredendo. Insomma, a te la parola. Eccoci, bene, grazie, grazie Riccardo, grazie anche a Andrea Ciampani per l'invito. E diciamo, tu hai detto torniamo in Italia, ma in realtà, come molti degli amici qui presenti sanno, io non sono uno studioso diciamo puro di Risorgimento, ma in realtà io mi occupo prevalentemente di storia dell'Europa orientale, che tra l'altro è il settore in cui sono inquadrato, e insomma modestamente ho cercato negli anni passati di contribuire a questa lunga tradizione di studi di cui l'amico Ion Kerja ci ha appena raccontato in questo momento. Diciamo che il corso principale che ormai a me è affidato a Roma 3 da diversi anni è il secondo che tu hai citato, cioè storia della formazione degli stati nazionali nel XIX secolo.
E adesso vi dirò anche perché, perché più adatto, diciamo così, al mio profilo, penso, di studioso. Solo recentemente, a partire dal precedente anno accademico 2021, ho avuto anche l'affidamento di Storia dell'Italia Contemporanea, che diciamo è un insegnamento più tradizionale, maggiormente presente nelle università italiane rispetto all'altro, ma in questo caso è in collaborazione con una delle colleghe di storia contemporanea, Anna Scarantino, la quale si occupa proprio della parte novecentesca. È un corso in coaffidamento, se così si può dire, mentre io mi tratto il XIX secolo specificamente italiano. Però diciamo quello di cui volevo parlarvi più diffusamente oggi invece è il corso, quello diciamo storia della formazione di Stati nazionali nel XIX secolo, che è un corso che è stato istituito nel Dipartimento di Scienze Politiche, questo è anche un altro aspetto da tenere presente dove io insegno. Il Dipartimento di Scienze Politiche è stato istituito diciamo poco dopo, se non ricordo male, 2001-2002, eravamo in quel periodo là, e nacque proprio in seno al gruppo di studiosi e di docenti di storia dell'Europa orientale, che da noi a Roma 3 è piuttosto attivo, non soltanto a scienze politiche ma anche in altri dipartimenti. E l'idea era proprio quella di valorizzare una specifica tradizione di ricerca che in Italia era ancora molto fiorente, e quindi cercare di dare una continuazione anche dal punto di vista della didattica a questa tradizione di studi. Una tradizione di studi le cui origini le possiamo ricondurre alle ricerche di Angelo Tamborra. Angelo Tamborra che, diciamo così, nel 1958 pubblicò questo libro che è diventato un classico, quantomeno per noi che ci occupiamo di questi temi, ovvero Cavour e i Balcani, che in realtà dietro questo titolo, Cavour e i Balcani, l'autore raccontava molto di più, non soltanto la figura di Cavour, ma in generale dava un'ampia panoramica dei rapporti fra le vicende italiane e il movimento nazional-patriottico italiano e i movimenti nazionali dei paesi dell'Europa centrale orientale, soprattutto dell'area balcanica. E Tamborra è stato, come molti sanno, diciamo il fondatore della nostra disciplina, la storia dell'Europa orientale, che ha insegnato sin dagli anni 50 e poi con la cattedra vera e propria alla Sapienza di Roma dal 1970 fino alla sua uscita dai ruoli. Ma Tamborra è stato anche un attivissimo collaboratore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, della Rassegna Storica del Risorgimento. La maggior parte delle sue monografie sono apparse nelle collane dell'Istituto per la Storia del Risorgimento. L'insegnamento principale di Tamborra è stato innanzitutto quello della valorizzazione, nell'ambito degli studi di storia dell'Europa orientale, della valorizzazione della documentazione diplomatica. Da questo punto di vista lui, per esempio, è stato a lungo componente della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani e, se ci fate caso, soprattutto quelli riguardanti l'Ottocento, sono molto ricchi, anzi direi ricchissimi, di materiale, di documentazione, per l'appunto, riguardante le questioni dell'Europa centrale ed orientale. Quindi innanzitutto l'attenzione, la valorizzazione della documentazione diplomatica italiana per lo studio anche delle vicende di questi paesi, in particolare nell'Ottocento. In secondo luogo questa documentazione, evidentemente, come bene sappiamo, parziale, andava integrata con le storiografie nazionali di questi paesi, ma per dare un quadro che fosse il più possibile ampio, il più possibile, non vorrei dire regionale, ma diciamo europeo. Cioè Tamborra non si limitò soltanto a parlare dei rapporti fra stati o fra i singoli movimenti nazionali, ma cercò di dare una visione più complessiva. E questa lunga tradizione di cui vi ho detto
è proseguita negli anni con i suoi allievi, penso a Francesco Guida, penso a Rita Tolomeo ed altri ancora, è proseguita nel corso degli anni, ma questi in Italia, ma penso anche a tanti estimatori di Tamborra, collaboratori all'estero. Uno per esempio è stato ricordato, mi fa piacere che Jon Körja l'abbia ricordato, Stefan de Lurdeanu, a cui molti di noi sono stati molto legati, ecco, è un altro degli estimatori e di coloro che hanno un po' subito l'influenza dell'insegnamento degli studi di Angelo Tamborra. Quindi tutta questa lunga tradizione che sostanzialmente va a indagare la storia del moto nazionale italiano, della formazione dello Stato nazionale italiano, in una dimensione europea e internazionale. Si è cercato, anche in tempi recenti, di mantenerla viva, di tradurla in un insegnamento universitario, e vengo al punto dell'insegnamento che più ci interessa oggi, trasporla in un insegnamento universitario che fosse il più possibile al passo con i tempi e che proponesse delle letture storiograficamente aggiornati del modo nazionale italiano, ma non limitato soltanto all'Italia. Ed ecco il motivo di questa denominazione un po' fantasiosa che alcuni, facendo la battuta, hanno detto sembra il titolo di un film della Bert Müller, cioè storia della formazione degli stati nazionali nel XIX secolo. Cioè l'idea, come vi dicevo, nasce nell'ambito del gruppo della cattedra di storia dell'Europa orientale e quindi per serietà, per ovvie ragioni, non si poteva istituire un corso di storia del Risorgimento, ma c'era l'idea appunto di parlare di Risorgimento, ma anche di altro. E quindi è stata formulata questa denominazione, che è un po' lunga, ma allo stesso tempo molto chiara, che vi lascia tranquillamente intendere quali sono i contenuti di questo corso. I contenuti di questo corso seguono sostanzialmente lo sviluppo dell'idea di nazione nel corso del XIX secolo, e in particolare prima si parlava di questa dimensione euroatlantica molto valorizzata negli studi più recenti. Ecco, anche qui si è cercato di fare qualcosa di simile, cioè tenere conto della dialettica molto forte in Europa centro-orientale, ma anche, se vogliamo, nel contesto italiano, fra le dimensioni degli imperi multinazionali, pensate quindi Asburgo, Ottomano e Russia, e le singole nazioni emergenti. E in più, focalizzarsi poi sui processi di costruzione statale nel corso dell'Ottocento. Quindi è un corso che affronta la formazione dello Stato, l'evoluzione del modo nazionale italiano e nazionale patriottico italiano, e poi la formazione dello Stato nazionale italiano, ma tratta anche delle vicende dell'area tedesca, e quindi propone anche una comparazione tra la costruzione statale italiana e quella tedesca. E in più, e questo penso sia un valore aggiunto, tiene conto degli intrecci dei rapporti fra il moto nazionale italiano e quelli dei paesi dell'Europa centro-orientale delle nazioni dell'Europa centro-orientale, che sono le nazioni che nel corso dell'Ottocento, analogamente, ma non nello stesso modo, in maniera analoga, perché io non esagererei personalmente, non esagererei troppo i legami, le isocronie, che sono vere, sì, ma vanno tenute, insomma, considerate con la dovuta cautela. Quindi sono nazionalità che sono alle prese con il rispettivo processo di formazione statale, e quindi di dare questa legittimazione del potere politico, di fondazione del potere politico statale su base popolare, su base nazionale, contrapponendosi alla dinamica completamente all'opposto, come sapete, degli imperi multinazionali. Questo corso, diciamo, è stato tenuto a lungo da Francesco Guida,
Per un breve periodo abbiamo avuto un nostro amico collega che tutti voi conoscete, che è Giuseppe Monsagrati, e in tempi più recenti, ormai insomma forse già quasi una decina d'anni, dal sottoscritto. Riccardo mi chiedeva l'andamento delle presenze degli studenti. Beh, da questo punto di vista non è confortante, perché, parliamoci chiaro, tutto dipende attualmente dalla collocazione che ogni insegnamento ha all'interno. Certo, conta molto anche il docente, i contenuti del corso e via dicendo, ma ci siamo resi conto anche con altri colleghi che molto conta la collocazione all'interno degli ordinamenti didattici. Questo è un corso che è sempre stato un corso, diciamo così, cosiddetti corsi a scelta, quindi chi viene a seguirlo oppure a studiarlo e a dare l'esame sono sempre persone particolarmente interessate, che non sono moltissime. Quindi oscilliamo, cioè ci sono state annate con insomma classi un po' più nutrite, ma parliamo sempre di poche decine, ad annate come anche questa in cui abbiamo veramente, ho avuto veramente pochissimi studenti. Questo corso, tra l'altro, ha avuto anche insomma una serie di vicissitudini, perché quando è nato, ormai quasi 20 anni fa, fu inserito fra i corsi della laurea magistrale, perché l'idea era quello di dare appunto di offrire un approfondimento su questioni di storia contemporanea, di storia dell'Europa orientale, che inevitabilmente a livello triennale non si potevano dare. Da ormai 6-7 anni lo abbiamo rimodulato e l'abbiamo trasferito, diciamo così, a livello triennale, sia per ragioni di una maggiore razionalizzazione degli ordini degli studi, eccetera, ma anche perché ci siamo resi conto che è un corso fondamentale, come qualcuno diceva prima, per la comprensione dell'Europa contemporanea, per degli studenti di scienze politiche è fondamentale riflettere appunto su quella che è la principale forma di Stato, cioè lo Stato nazionale che si è affermato e sviluppato nell'Ottocento, non soltanto in Italia, come sappiamo, e che è stato un po' il protagonista dell'età contemporanea e che ancora oggi, insomma, l'attualità ci ricorda come lo Stato nazionale, la custodia gelosa dei confini, l'accento posto sul nazionalismo sia un tema ancora pienamente di attualità. E quindi ci era sembrato utile trasferire questo corso a livello triennale per approfondire, appunto, per offrire agli studenti degli strumenti di analisi maggiormente accurati riguardanti per l'appunto l'età contemporanea. Siamo in un dipartimento di scienze politiche, potete immaginare quanto temi di questo tipo possano suscitare l'interesse di uno studente di scienze politiche che comunque è alle prese con una preparazione di carattere multidisciplinare rispetto ai dipartimenti di lettere, di filosofia. Cioè, scienze politiche, sappiamo benissimo, si fanno tantissime cose, e quindi diciamo che è un corso che resiste, ma appunto ha bisogno, non so, di un rinnovamento, di qualcosa. Infatti il dibattito di oggi, secondo me, è particolarmente utile. Io volevo semplicemente concludere con appunto con una conclusione e con un suggerimento, una proposta a tutti voi. Dunque, l'esperienza di noi, insomma, a Roma 3, secondo me è un'esperienza, nonostante alcuni limiti, alcune criticità, un'esperienza felice. Anche perché l'esistenza di numerosi centri di ricerca, associazioni scientifiche riguardanti la storia dell'Europa orientale hanno tenuto vivo non soltanto l'interesse verso gli studi di storia dell'Europa orientale, ma anche verso gli studi di storia del risorgimento in relazione agli altri modi
e movimenti nazionali europei dell'Ottocento. E hanno dato vita, per esempio, anche a prodotti interessanti, come per esempio un bellissimo documentario intitolato Nel segno del tricolore, del regista Gilberto Martinelli, che è dedicato proprio ai rapporti tra Italia e Ungheria nel corso dell'Ottocento. Quindi cito soltanto, insomma, un esempio che potrebbe interessare anche dal punto di vista di una maggiore attenzione verso gli aspetti legati alle fonti audiovisive. Quindi, diciamo, un'esperienza positiva che si inserisce appunto nei limiti e nelle strettoie delle gabbie degli ordinamenti universitari. E invece la proposta che io sento personalmente, e ringrazio in particolare Riccardo Piccioni e Andrea Ciampani per questa opportunità, cioè quella di confrontarci oggi fra docenti che insegnano materie legate all'Ottocento italiano ed europeo. Cioè, secondo me, dovremmo prendere l'occasione di oggi per creare un gruppo di lavoro informale, senza una particolare regolamentazione, per continuare a confrontarci sui contenuti, confrontarci sui temi del corso, le varie esperienze, le denominazioni, perché a lungo si è pensato anche da noi di riformulare questa denominazione, che a mio giudizio ha anche poco appeal. Mi dispiace usare terminologie un po' così, forse legate ad altri contesti, al marketing, ma probabilmente io penso che intitolare un corso Storia del Risorgimento abbia molto più appeal rispetto che intitolarlo con una denominazione fantasiosa, anche se più forse corretta scientificamente ed aggiornata storiograficamente, come quella del corso a me attualmente affidato. Quindi lancio qui l'idea di continuare a sentirci, a confrontarci su questi argomenti, che può avvenire attraverso appunto un semplice gruppo email. Insomma, le possibilità sono tante, ma ve la lascio lì. Io penso che sarebbe molto 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 utile, e tutti ne potremmo, soprattutto questo tipo di insegnamenti ne potrebbero trarre molto beneficio. Vi ringrazio. Grazie a te, Antonio. Ovviamente il problema degli ordinamenti universitari all'interno dei quali collocare i corsi, degli ordinamenti dipartimentali, è un problema importante per la nostra materia e per i nostri insegnamenti del Risorgimento e dell'Ottocento. Un conto è insegnarli, come giustamente hai detto te, in una facoltà di scienze politiche, e un conto è insegnarla dove ho la fortuna di insegnarla io, nella vecchia lettera di filosofia, insomma, dipartimenti di studi umanistici e affini. Per quanto riguarda invece la conclusione del tuo discorso, l'obiettivo nostro era proprio questo, cioè iniziare a discutere per fare rete, per fare network, e quindi io spero che questo sia solo un primo inizio, Antonio, quindi raccolgo ben volentieri il tuo invito, la tua proposta, chiamiamola come vuoi, perché l'hai detto hai tratto giovamento da questa chiacchierata che stiamo facendo noi, ma ti assicuro che anche noi abbiamo tratto giovamento dalle questioni che hai affrontato e dalle notizie anche che ci hai fornito. Siamo in conclusione prima del dibattito, e come vi ho anticipato la conclusione la lasciamo a Laura Fournier Finocchiaro, che insegna all'Université de Grenoble, alla quale chiediamo appunto di darci lumi, informazioni relativamente all'insegnamento di queste materie e allo stato della ricerca delle questioni attinenti anche il Risorgimento in Francia, appunto, ricordando che Laura è anche segretaria, se non sbaglio, del SEFRI, non so se ho detto bene, della Società di Studi Francesi sul Risorgimento, che se non sbaglio si è ricostituita circa un decennio fa, 10 anni fa, e anche questa, insomma, la costituzione di una Società di Studi Francesi sul Risorgimento è una cosa di grande interesse, sulla quale vorremmo saperne di più. A te, Laura.
Grazie, se mi sentite bene non metto le cuffie, ok, perfetto. Quindi beh, vi ringrazio per l'invito, ringrazio Andrea e di lasciarmi chiudere, se ho capito bene, in la discussione di stasera. E quindi come collega romeno devo anche lì ammettere che il risorgimento in Francia è più importante nel campo della ricerca che nel campo dell'insegnamento universitario. E questo è un po' normale, penso, nei paesi stranieri e oltretutto in cui l'insegnamento del risorgimento è legato alle persone che sono capaci di insegnarlo, quindi che hanno anche loro lavorato nel campo della ricerca sul risorgimento, perché è un po' una scelta di inserire o no il risorgimento nei programmi di storia e devo dire anche nei programmi di italianistica. Oltretutto rispetto a molti di voi, quindi io non sono stata formata nella disciplina storica, dunque sono docente nel facoltà di lingue, dunque nel dipartimento di italianistica, però lì è interessante ricordare che in Francia la presenza di studi sul risorgimento si trova sia nei corsi di storia, nei dipartimenti di storia, sia nei dipartimenti di italianistica, anche in scienze politiche si fa un po' di storia italiana e del risorgimento. E anzi è anche interessante ricordare che è stato proprio un professore di italianistica, Julien Lucher, che ha inaugurato all'inizio del Novecento la ricerca universitaria sul risorgimento. Dunque è nato anche da una cattedra di lettere, di letteratura italiana, questo studio del risorgimento, questo insegnamento della storia del risorgimento, e è sempre stato legato, cioè i docenti di storia dei risorgimenti hanno sempre stabilito un forte legame con i loro colleghi italiani e spesso hanno avuto un ruolo nello sviluppo proprio delle relazioni culturali franco-italiane e Julien Lucher è ricordato come il fondatore dell'Istituto Francese di Firenze. Non a caso, secondo me, studiare il risorgimento porta a voler rinforzare le relazioni franco-italiane, insomma. E dunque il risorgimento è un oggetto di insegnamento e di ricerca universitaria in Francia da più di un secolo ormai, con dei legami forti che ci sono sempre stati fra universitari francesi e italiani, che si sono ovviamente rinforzati soprattutto nel dopoguerra e che sono stati anche stimolati dal direttore dell'Istituto del Risorgimento dell'epoca, Alberto Maria Ghisalberti, che già aveva difeso dopo il 1945 questa interpretazione del Risorgimento o delle sue origini in chiave europea, transnazionale si direbbe ora, e aveva così stimolato le ricerche all'estero, e mi pare molto interessante che oggi nel 2021 si voglia ripartire da queste origini degli studi sul risorgimento del dopoguerra, stimolando queste ricerche all'estero. Si è potuto creare poi un gruppo francese di studiosi del risorgimento, intorno al centenario dell'unità, e così formare i docenti francesi a poter insegnare la storia del risorgimento nei loro corsi accademici, perché non era una disciplina né obbligatoria né cioè, parlare dell'Italia in un corso di storia in Francia non è ovvio, non è necessario, e quindi ci vogliono dei docenti formati, stimolati, sono stati stimolati anche dall'apertura presso l'École Française de Rome di una sezione dedicata alla storia moderna e contemporanea. Questo è stato fondamentale per formare i docenti che poi hanno potuto integrare la storia del Risorgimento nei loro corsi. E nel 74 ricordo anche la creazione di un comitato franco-italiano di studi storici creato da Enrico Serra e Jean-Baptiste Durosel, che anche lì hanno creato una scuola, e quindi man mano così si è imposto l'idea che nei corsi di storia dell'Europa
ci dovesse essere anche una parte dedicata alla storia dell'Italia e alla storia della costruzione della nazione italiana, il che non era ovvio. E poi a partire dagli anni 70 sono cresciuti anche esponenzialmente i docenti di universitari di storia, cioè interessati alla storia italiana e alla storia del Risorgimento, e quindi è diventato un passaggio ormai obbligato anche per gli studenti, cioè per tanto tempo è stato un passaggio obbligato per gli studenti sentir parlare di storia dell'Italia e di storia dell'Italia dell'Ottocento. Questi docenti hanno spesso seguito le orme a dei loro colleghi italiani per introdurre anche in Francia, nella lettura, nell'insegnamento del Risorgimento, tutte i nuovi orientamenti storiografici. Noterò in particolare già dalla fine degli anni 90 e 2000 gli storici francesi hanno lavorato molto sul tema della nazione, dell'identità nazionale italiana, quindi l'hanno insegnato anche nelle università francesi, penso a Gilles Pécou, a Jean-Yves Fretinier, io stessa un po', e un evento per me emblematico è stata la traduzione francese dei volumi di Mario Isnenghi, Luoghi della memoria, che mostra la volontà di trasmettere gli orientamenti storiografici italiani nell'università francese. Un momento importante, secondo me, molto significativo su il posto del Risorgimento nell'università francese nella ricerca è stato il 150enario dell'Unità nel 2011, perché ha fatto venire a galla nuove preoccupazioni, nuovi orientamenti storiografici. Da un lato le festività in Italia sono state poco internazionali, ci sono stati invitati universitari stranieri e francesi per animare alcuni convegni scientifici, ma dovrei dire che la loro presenza è stata un po' marginale nel quadro generale di autocelebrazione, e mentre avrebbe potuto essere un momento per ristimolare anche gli studi sul Risorgimento all'estero, secondo me hanno in realtà trasmesso un'idea di contestazioni molto forti contro il progetto di celebrare l'unità e una messa a distanza un po' di questo periodo. D'altronde queste contestazioni antirisorgimentali sono state al centro di alcuni avvenimenti e convegni organizzati in Francia nel 2011, uno che si è svolto a Aix-en-Provence, che si è chiamato L'Envers du Risorgimento, inteso sia come retroscena ma anche come contro-risorgimento. Sono stati messi all'onore in quell'anno lì delle letture, un po' di controstorie del Risorgimento, diciamo. E questo ha giustificato in certo modo anche non considerare più come necessario avere questo passaggio obbligato nella formazione dei nostri studenti di parlare di storia del Risorgimento né nelle facoltà di storia né in quelle di italianistica, devo dire. Anche se nel 2011 comunque si sono orientati anche nuovi studi francesi sul teatro e la musica del Risorgimento. C'è stato un convegno all'École Normale Supérieure organizzato da Gilles Pécou in occasione del bicentenario della nascita di Cavour, ma anche lì che un po' ha segnato la fine di un importante centro di ricerca e di insegnamento dedicato al Risorgimento italiano, poiché in seguito Gilles Pécou, lo sapete, ha lasciato il suo posto di direttore degli studi alla Scuola Normale per occupare posti di rettore ed euroambasciatore, e non ha mai pubblicato la biografia di Cavour che aveva annunciato, e quindi ha un po' spento questo filone molto importante che è l'École Normale Supérieure a Parigi, di formazione dei docenti, dei futuri docenti universitari, dei futuri ricercatori universitari.
Altri hanno voluto resistere alla tendenza di decostruzione revisionista del Risorgimento per ricordare i suoi aspetti costitutivi e le sue realizzazioni, soprattutto anche lì con un'ottica di riunire nuovamente storici e italianisti, ricerca storica e ricerca letteraria, nel 2011, come si ricordava prima, abbiamo organizzato un convegno Jean-Yves Fretinier e io a Caen, intitolato proprio l'affiche qua dietro, L'unità italiana raccontata, e abbiamo il maggior risultato, secondo me, è stata la ripresa di una collaborazione tra italianisti e storici francesi, che è sfociata nella creazione della SEFRI, la Société des études françaises du Risorgimento italien, presieduta quindi da Jean-Yves Fretinier, di cui sono la segretaria, che nel 2021 compie i suoi primi 10 anni di vita e che cerca di unire gli universitari dalle diverse discipline storiche, letterarie, ma anche giuridiche. La SEFRI è dotata del suo sito internet, che tiene aggiornata tutta la comunità sulle iniziative francesi e internazionali alle quali partecipano gli universitari francesi, sulle pubblicazioni, mette a disposizione documenti, scritti, video. Vuole anche essere uno strumento didattico, dire ai nostri colleghi: non temete di insegnare il Risorgimento, il materiale c'è, potete servirvi anche di ciò che condividiamo attraverso questo portale, quindi che cerca di valorizzare questo periodo storico, i suoi protagonisti, le sue questioni, e anche per cercare di colmare la scarsa visibilità del Risorgimento nello spazio pubblico. Se nel 2011 c'era stata una trasmissione radiofonica intorno alle celebrazioni dell'Unità d'Italia, bisogna aspettare il 2021, quindi quest'anno, per una trasmissione televisiva popolare Secret d'Histoire, dedicata a Vittorio Emanuele II, alla quale ha partecipato anche Pierangelo, quindi è un argomento che non è noto e che è facile dimenticare in Francia. Oltretutto il numero di cattedre universitarie diminuisce, ci sono quindi sempre meno specialisti del Risorgimento in Francia per dar voglia alle nuove generazioni di intraprendere ricerche di dottorato in quest'ambito e quindi essere capaci di poi insegnarlo, anche se possiamo dire che hanno un certo successo nuovi temi tra i docenti e i ricercatori francesi, il Risorgimento viene studiato e secondo me anche insegnato nelle facoltà in cui operano questi miei colleghi, quando si parla del tema dell'esilio politico e della circolazione dei patrioti liberali nel mondo, per esempio. Quando si studia anche l'Internazionale Bianca, dei movimenti ostili al liberalismo o la storia della Chiesa, non so, ci sono vari programmi dell'École Française de Rome, che ne cito uno sul ruolo dei consoli e dei consolati, per esempio, lo studio dei martiri, in particolare nel Meridione. Io sto cercando di portare un po' avanti delle ricerche sul ruolo delle donne, del Risorgimento, e quindi attraverso questi nuovi temi si spera di invogliare nuovi ricercatori a studiare l'argomento e essere capaci di insegnarli. Quindi il Risorgimento è ancora vivo nell'università francese, ma io direi un po' in pericolo. In Francia come in Italia c'è questa espansione accademica della storia contemporanea, questa corsa al Novecento di cui si è già parlato, la didattica del Risorgimento ha tendenza a scomparire nel più ampio programma di storia del Novecento e poi anche del 2000 ora, bisogna lasciare spazio anche all'insegnamento degli ultimi 20 anni, dal 2000 al 2021, entra nei programmi di storia anche e quindi toglie spazio al periodo precedente. Per dire, io ho sempre insegnato storia del Risorgimento, del lungo Risorgimento, diciamo. Quando sono arrivata a Grenoble a settembre 2021, proprio ora, non era più insegnato. Avevano deciso che per gli studenti dell'italianistica bastava far cominciare la storia nel Novecento,
dal Novecento al 2010, poi 2020, e io ho detto no, io arrivo, ora cambiamo il titolo, per me il corso di storia contemporanea, perché il titolo del corso è la storia contemporanea, comincia nel 1789, punto, visto che in Francia è la data per l'inizio della storia contemporanea, ma negli ultimi anni non era più fatto il periodo storia contemporanea, era 1900, ma poi i miei colleghi avevano anche ordinato un libro per servire da manuale, chiamato Storia dell'Italia contemporanea, che iniziava davvero nel 1900, con l'assassinio di Umberto I. Quindi anche quest'anno io ho dovuto lavorare con questo manuale già comprato dagli studenti, però aggiungere poi dei libri sull'Ottocento per aumentare, cioè, per dare le informazioni necessarie. Quindi anch'io un po' di suggerimenti, di auguri, di desideri per finire, che servirebbe sempre maggiore sostegno e visibilità data agli universitari stranieri, promotori di associazioni e gruppi di ricerca. Quindi ringrazio ancora Andrea Ciampani per averci permesso di essere visibili oggi questa sera, è molto prezioso. Se si potessero ristabilire degli incontri nell'Istituto del Risorgimento Italiano di Roma, di gruppi esteri, sarebbe ancora meglio per riprendere questa dinamica dell'internazionalizzazione degli studi italiani del Risorgimento con i suoi partner storici, per me e per i risorgimentalisti francesi sono anche importanti i contatti fuori dall'università con altre associazioni risorgimentali, i rami locali dell'ISRI, ma anche i musei, i membri del coordinamento nazionale delle associazioni risorgimentali, e penso in particolare al gruppo che ha fondato la rivista Webinar Ferruccio nel 2020, ai quali si è associata la SEFRI, e con gruppi di ricerca interuniversitari e pluridisciplinari, penso con gli italianisti, la SEFRI ha delle relazioni col gruppo RRR, Restaurazione, Rivoluzione, Restaurazione e Risorgimento dell'ADI, dell'Associazione dell'Italianista, col gruppo Ottocentismi creato dalle colleghe americane e ora col gruppo del seminario della SEFRI, ed è solo con queste sinergie delle nostre forze, secondo me, che si potrà andare avanti ad insegnare e studiare il Risorgimento nelle università. Grazie a voi. Grazie a te, Laura, per questa, direi, radiografia precisa e puntuale sullo stato attuale dell'attività degli storici francesi sulle questioni del Risorgimento. È solo un'apparente contraddizione constatare, da quanto hai detto, la scarsa visibilità del Risorgimento nello spazio pubblico francese, il che non sorprende, ovviamente, anche se hai definito vivo l'interesse dell'università francese del Risorgimento, delle tematiche, insomma, che ruotano intorno al Risorgimento. Peraltro l'apporto degli studiosi francesi anche ultimamente si è rivelato decisivo. Penso alla conclusione della pubblicazione dell'epistolario di D'Azeglio, con la pubblicazione del 12° volume dei supplementi, che ha portato avanti, insomma, da alcuni decenni Georges Virloger. Anche solo per questo dovremmo esservi tutti grati. Accogliamo anche i tuoi suggerimenti, ovviamente, e penso che tutti dovremmo impegnarci a dare maggiore sostegno e visibilità a quegli studiosi stranieri che si occupano di tematiche italiane e in particolar modo di Risorgimento. È un impegno, ovviamente, che prendiamo tutti. Grazie ancora. Bene, apro rapidissimamente il dibattito. Vedo già due che si sono prenotate, Arianna Rissi Rota e Elena Musiani. Iniziamo pure con Arianna, a te la parola. Allora, intanto grazie, perché è sempre molto piacevole, una boccata d'ossigeno poter parlare di queste cose, ascoltare i vostri interventi, che tutti hanno formato una specie di caleidoscopio, tutte prospettive preziose, mi sono ritrovata in alcuni passaggi, e quindi cercherò di dire alcuni brevissimi commenti lampo che possono un po' saldare fra loro
gli interventi e dare la mia personale testimonianza, perché appunto ci sono punti di contatto con alcuni di voi. E penso anche che questo seminario, che affronta il versante del professionismo nella didattica e nella ricerca, abbia però in realtà gettato dei ponti, io li ho visti perlomeno, con quello che faremo il 20 gennaio dedicato alla comunicazione più ampia, mediatica, dove però secondo me il tema dell'alta divulgazione, delle modalità che potrebbe sull'800 assumere, è un po' uno di questi collanti fra il professionismo, lo specialismo e il terreno della alta divulgazione, la chiamo così. Allora, per me il problema è l'800 in sé. Avete aperto su questo, Marco, e mi ci trovo tantissimo, cioè la novecentizzazione degli insegnamenti di storia contemporanea. Io appunto vedo che i programmi, come diceva Laura, sono sempre più spostati verso un tardissimo 800, un 1870, un inizio 900, e quindi l'800 è quasi inserito a viva forza, perché magari i singoli, e quindi sono felici casi di persone che riescono a presidiare. In più io parlo nell'esperienza di scienze politiche, quindi mi ritrovo con quello che ci ha detto Antonio, ovvero sia una facoltà, poi un dipartimento multidisciplinare, dove è scomparsa ad esempio nel piano di studio la storia moderna. Quindi voi pensate che uno studente di scienze politiche che si occupa di chi governa e di chi è governato non ha modo, a livello triennale, di capire come si forma lo Stato moderno. Questo è sicuramente un problema. Allora, a maggior ragione lo dicevate, il recupero di un lungo 800, il tema appunto dell'antico regime che sfuma, e poi degli stati nazionali è ABC, è alfabetizzazione per poi lavorare sul 900, assolutamente. I modernisti non sono dei competitor, perché non lo possono essere, nella misura in cui, se voi ci pensate bene, hanno subito il fiato corto quando entrano nell'Ottocento, e questo fiato scompare dopo il 48. Ma perché? Ma perché categorie, dinamiche e processi non sono gestibili da chi si occupa di modernistica, perché abbiamo il plasmarsi di una società di massa, fenomeni di evidente globalizzazione, anche se non sono una autrice del è tutto subito globale, ma è chiaro che l'Ottocento è un secolo che accelera dei processi, e per capirli, seguirli, interpretarli, spiegarli, occorre masticare l'Ottocento, e quindi nelle sue propaggini anche tardo ottocentesche, inizio novecentesche, fino alla prima guerra mondiale, perché questo è il lungo Ottocento. Quindi non c'è in fondo, secondo me, competizione, ci può essere un incontro, diciamo, nella restaurazione, nell'età post-napoleonica, un overlapping, ma non direi niente poi di più, perché ognuno poi segue le proprie categorie e le proprie metodologie. Molte cose che per esempio ha detto su 800 Fulvio Cammarano, ha detto e ha scritto, sono importanti per così dare legittimazione a questo lungo secolo. E per quanto mi riguarda, insegnavo storia dell'Italia contemporanea, due punti, l'Ottocento, era un modulo abbinato ad uno sul Novecento fatto da un collega novecentista, in una laurea magistrale interdipartimentale con studi umanistici a Pavia e scienze politiche e sociali. Nell'ambito di una revisione di questa offerta didattica magistrale complessiva, cambiato il nome della laurea, è stato chiesto di ridenominare e riconcepire i singoli insegnamenti. Io ho visto un po' cosa facevano i colleghi, lo stesso Gianluca, Roberto, e mi sono un po' ovviamente ispirata, però poi ha prevalso, dal mio punto di vista e di quello degli studenti e di una formazione di scienze politiche che io non posso negare, l'aspetto della geopolitica, cioè degli spazi. E quindi il titolo è diventato Storia delle rivoluzioni del Mediterraneo nell'Ottocento, recuperando il secolo, espungendo il Risorgimento, ma non sarebbe stata una scelta, credo, capita e condivisa, questa lo è stata di più.
le rivoluzioni, e sicuramente il dato spaziale del Mediterraneo aiuta forse anche gli studenti a capire un contesto più fluido e più largo di circolazione di processi e di pratiche, perché poi di questo, idee, persone ovviamente, di questo ci occupiamo. Ecco, questa era solo un po' una marmellata che vi propongo per eventuali ulteriori spunti. Grazie. Grazie a te, Arianna, una marmellata molto ricca sulla quale potremmo stare qui a dibattere davvero tanto tempo, insomma. Comunque, raccogliamo adesso anche l'altra sollecitazione che verrà da Elena Musiani. Elena, a te la parola. Grazie Riccardo e complimenti per gli interessanti seminari. Beh, allora, lungi da me ovviamente parlare dell'insegnamento di storia del Risorgimento, perché non è il mio ambito, è il mio compito, però semplicemente per tracciare, tirare un ponte, tracciare una sorta di linea di alcuni spunti che sono stati portati avanti. Uno sicuramente perché è quello un po' che non appunto come docente, ma come membro dell'Istituto di il Comitato di Storia dell'Istituto Nazionale di Storia del Risorgimento, il Comitato di Bologna, abbiamo sempre cercato di fare e stiamo cercando di fare, che è quello appunto di tenere, no, questo legame che si diceva storico della memoria tra il Comitato di Bologna, che poi è legato anche al Museo del Risorgimento. Quindi qua abbiamo questa duplice luogo, spazio della memoria, della ricerca, e quindi di tentare di tenere vivo. Ovviamente, e qui mi ritrovo un po' in quello che accennavi tu, Arianna, questo discorso della divulgazione, perché c'è un rischio ovviamente che va corso, a mio avviso. Poi ci si può discutere laddove, fino a dove ci si può spingere, perché e devo dire che questa cosa è stata vista ancora di più in quest'anno e mezzo di pandemia, no? Perché diciamo che il mezzo della rete, che sicuramente ha permesso di tenere vivo il legame con i nostri soci, con le nostre socie, dando vita a queste dirette su Facebook, eccetera, ha rischiato, cioè è stato buono, ha avuto degli aspetti positivi da un lato e ha avuto alcuni aspetti negativi che probabilmente bisogna anche prendersi le misure e riaggiustarle. Io non dico che sia tutto negativo, quindi questa idea della divulgazione, poi insomma come comitato, come museo abbiamo sempre lavorato anche con società, associazioni qua del territorio, quindi però c'è un rischio in questo della divulgazione. Quindi ha un lato positivo sicuramente, perché tiene viva un'attenzione, diciamola così, anche nella un pubblico più vasto, che non è unicamente quello degli esperti e degli studenti e delle studentesse, che però va, a mio avviso, va tenuto presente. E poi l'altro aspetto sicuramente, che è quello invece che, mi collego a quello che diceva Laura, visto che i progetti li stiamo portando assieme, no? Questa idea della interdisciplinarità e dei tentativi di portare avanti delle ricerche a partire non anche dai luoghi altri della ricerca, appunto i comitati e la SEFRI, e su tematiche di più ampio, diciamo, che permettono un'interdisciplinarità. Il tema sicuramente è quello della storia delle donne, che ha consentito e che consente della presenza femminile nell'Ottocento, nel Risorgimento, che è sicuramente un tema che la storiografia ha affrontato, ormai non si può più dire il contrario, e però che appunto anche in questo caso ha bisogno probabilmente di una rilettura, e quindi questo è sicuramente un aspetto. Quindi questo un po', questo gettare e mantenere questo ponte tra la ricerca. Del resto, l'ultima cosa che volevo dire è che abbiamo presentato insieme a Carmine Pinto tre settimane fa un numero monografico di una rivista, che è la rivista di didattica della storia del dipartimento a cui afferisco in questo momento, che è il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, che era dedicata per l'appunto alla didattica nel Risorgimento, insegnare il Risorgimento. Si è prevalentemente occupato di didattica nelle scuole, però diciamo che ci ha consentito di nuovamente, no, di vedere come poi la presenza sia viva anche nelle scuole, laddove appunto è ancora più complesso, perché sappiamo che i programmi scolastici sono ancora più stretti e limitano molto questo insegnamento. Grazie, non volevo aggiungere altro.
Grazie a te Elena. Beh, indubbiamente la situazione nelle scuole è molto più difficile. Non siamo messi bene noi a livello universitario, ma c'è chi è messo peggio, magra consolazione verrebbe da dire. Procediamo molto rapidamente perché siamo fuori tempi. Vedo che si è prenotato Marco Pignotti. Sì, vai Marco. No, sarò brevissimo, cercherò assolutamente di non ripetermi. Innanzitutto porto i saluti di Peter Laszlo, docente di storia del risorgimento a Debrecen, Ungheria, di risorgimento italo-ungherese, ci tengo a sottolinearlo, quindi mi riallaccio a quanto detto da Antonio D'Alessandri. Più che dividerci sugli aspetti, su alcune sfumature che sono emerse, io sono il destinatario della prima, diciamo, forma di critica, in quanto mi sono lanciato proditoriamente contro i modernisti per colpa di Gianluca Frusci, che lo dico scherzosamente, insomma, tanto ci uniscono più, molte più cose di quante ci possono mai dividere. Dico, seguo la linea di genere, sono d'accordo soprattutto con gli interventi femminili, perché pragmaticamente hanno avvertito il pericolo, cioè il pericolo di difendere l'Ottocento. Allora, io, come si può dire, rinculo dalla mia, diciamo, spavalda critica o da spavalda esposizione, diciamo, antimodernista. Cerchiamo un comune denominatore. Ottocento purché sia, chiamiamolo risorgimento, chiamiamolo rivoluzione nazionale, chiamiamolo rivoluzione transnazionale, chiamiamolo come volete, ma gli insegnamenti di storia contemporanea 9 volte su 10 fanno il Novecento. Questo è il punto. 9 volte su 10. Io sono un quantitativista. Secondo me, numeri alla mano, su 100 insegnamenti di storia contemporanea nei nostri atenei, la maggior parte del baricentro di questi insegnamenti verte per il 90% sulla Novecento, sulla contemporaneità più stretta, addirittura sfocia nel XXI secolo, cosa che per me è inaccettabile, addirittura metodologicamente. Quindi, per carità, sposo la posizione di Antonio D'Alessandri, che secondo me è il nostro simbolo, perché lui si presta da storia dell'Europa orientale a fare un Ottocento ampio, largo, non, addirittura nazionale, quindi persino italiano, tradendo la sua vera origine, è un orientalista, pur di difendere l'Ottocento. Quindi per me lui diventa il simbolo, cioè l'ispirazione, nel senso che facciamo di tutto per difendere l'Ottocento. Sul fatto di, ovviamente, fornire un Ottocento, come dice Gianluca Frusci, quindi subito una captatio a chi mi ha criticato, non lo facciamo passatista, perché certo lui ha ragione, secondo me pecca di ottimismo, ma io voglio allora seguirlo in questo suo ottimismo. Certo, gli ultimi studi, l'ultimo trentennio di produzione storiografica è un trentennio ricchissimo che ha praticamente disarticolato e ricomposto il Risorgimento. A maggior ragione dico, valorizziamo l'Ottocento, perché mi è piaciuto quello che lui ha detto quando ha fatto presente che è più futurista l'Ottocento del Novecento, è più attuale l'Ottocento del Novecento, le categorie politiche dell'Ottocento sono attualissime, il trasformismo, una su tutte, ma il dibattito politico, la centralità del Parlamento nel momento in cui nasce, quindi sono tutti temi, ora non so se si riferisse a questi, ma sono tutti temi, la legittimità, insomma, sono tutti temi che ovviamente ritornano ciclicamente e che il Novecento ha molto spesso ablencato di fronte alla predominanza della guerra fredda, della divisione in blocchi, della ideologia. Cioè, il quadro ottocentesco è effettivamente molto più attuale. Quindi, operativamente, non so, intanto ringraziamo Ciampani e Piccioni perché ci permettono quindi di tracciare una linea di difesa. Innanzitutto hanno creato questa serie di seminari che in qualche modo rendono protagonisti il Risorgimento, ma non vorrei che una volta terminato questo ciclo si tornasse nella letargia. Cioè, operativamente bisogna fare un censimento delle discipline che investono sull'Ottocento. Un censimento ovviamente transdisciplinare, quindi faccio mea culpa sull'antimodernismo. Se c'è un modernista che studia l'Ottocento, io lo abbraccio, lo faccio mio compagno di strada, ci credo poco. Perché? Perché deve dominare già 3 secoli di storia e voglio vedere come arriva sull'Ottocento, ci arriva col fiato lungo, secondo me. Comunque,
Io sono pronto ovviamente a incontrarla, a condividere con lui metodologie, a leggermi il Settecento, a partire dal giurisdizionalismo, a studiarmi Pietro Leopoldo, tutto quanto. Però, cioè, da questo punto di vista, dobbiamo in qualche modo tracciare una linea di confini. Io coordino un corso di laurea da un decennio e da questo punto di vista potete fare l'offerta formativa che volete, ma se il collega contemporaneista è novecentista non gli potete sparare, cioè non lo potete costringere a fare l'Ottocento. Bisogna che ci siano delle discipline che, diciamo, come dettato, prevedono la partenza dall'Ottocento, dall'inizio Ottocento, da metà Ottocento. E quindi nel sacrificare una denominazione che in qualche modo lo richiama, voi date campo aperto a chi poi la domina. Se io metto storia contemporanea, poi se uno lo vuole iniziare dalla prima guerra mondiale o la inizia a metà Ottocento, io non... cioè, la libertà didattica giustamente prevede che il docente faccia quello che vuole. Oltretutto, molto spesso esami come storia e risorgimento, parlo nel mio caso, si riducono a 30 ore, quindi non è che poi potete largheggiare molto sulla periodizzazione. E da questo punto di vista, quindi, io vorrei che operativamente venisse veramente fatto un censimento dove le discipline di area contemporaneistica, appunto, che investono su questo arco temporale, venissero in qualche modo censite, cioè quali sono i colleghi che investono sull'Ottocento. Dopodiché creare un, come dire, un osservatorio permanente. E secondo me è proprio l'Istituto del Risorgimento che potrebbe aiutarci a svolgere questo tipo di attività, e credo che siano forse, sia, diciamo, la sede forse più deputata a svolgere questo tipo di operazione. Ora non vorrei caricarmi di un onere eccessivo, però magari si potrebbe pensare a mantenere appunto un collegamento permanente o attraverso questi seminari o attraverso appunto un'istituzione come l'Istituto del Risorgimento per monitorare appunto questo tipo di difesa appunto del secolo nobile, secondo me. Ecco. Bene, Marco, grazie per questa appassionata difesa scientificamente condotta, direi, non tanto della disciplina, quanto delle questioni appunto attinenti il XIX secolo, che penso tutti condividiamo, insomma, quindi usciamo molto agguerriti, ecco, alla fine di questo seminario, sia per quanto riguarda appunto la promozione dei temi di ricerca che ci stanno più a cuore, sia anche quest'opera di censimento, perché condivido con te l'esigenza di censirci, contarci, valutare statisticamente da che punto partiamo se vogliamo davvero rilanciare e a livello di insegnamento e a livello di ricerca e a livello di pubblicità, diciamo così, mediatica, le questioni attinenti al nostro risorgimento. Allora, non vedo altre mani alzate, direi allora che è giunto il momento di dare la parola al nostro coordinatore di questa serie di appuntamenti e di seminari, e poi alla fine appunto vi ricorderò qual è il successivo, il terzo appuntamento. Quindi Andrea, è il tuo momento, ti chiediamo di raccogliere appunto in sintesi quanto abbiamo ascoltato oggi. Riccardo, ti ringrazio. Non credo neanche sia questo il momento di raccogliere in sintesi, ma alcuni spunti vorrei dire. La prima osservazione, essendo tra quelli che insegna storia contemporanea partendo dall'Ottocento, dedicando metà del corso abbondante all'Ottocento, quindi mi iscrivo nella lista di Marco, insomma, per fare il censimento. E poi ci sono altre questioni, ma la prima cosa, già sto entrando proprio nel contenuto di quello che è stato detto oggi, la prima cosa è, credo, prendere atto di una questione complessa. Questo credo sia il primo punto, cioè non dare per scontato i termini in cui si muove il dibattito. La questione è una questione complessa, ed è una questione aperta, per cui assolutamente bisognerà continuarne a parlarne nelle forme appunto proposte, accennate, che sicuramente confido che potremo sviluppare alla fine dei nostri seminari. E sicuramente diamo invece per acquisito il superamento di un profilo retorico
dell'insegnamento della materia. Ma ricordiamoci anche, come tutti voi avete insistito, l'importanza della storiografia nella formazione universitaria. Cioè, non mettiamo cesure dando, diciamo, dei clivage forse troppo scontati. Io ricordo che nel 2011 all'Istituto del Risorgimento interveniva il presidente Napolitano a parlare sull'unità d'Italia in Europa. Quindi, diciamo, c'è un percorso che credo sia importante tenere presente, cioè l'importanza anche degli insegnamenti su questi temi all'università è di mantenere, di consentire a chi, ai giovani studiosi, di posizionarsi in itinerari storiografici. Il rischio è di partire da zero, questo sarebbe molto grave, insomma, sarebbe difficile ricostruire dei percorsi se ognuno pensa di partire da zero. In questo senso anche quello che ha detto Pierangelo mi pare fondamentale, quando lui accennava bisogna saper leggere i documenti dell'Ottocento, tanto più se poi acquisiamo una prospettiva interdisciplinare, no? Quindi per esempio profili appunto diplomatici, politici, ma anche sociali, anche economici, è chiaro che qui bisogna saper leggere l'Ottocento, insomma. E quindi bisogna anche apprendere un certo linguaggio, e se l'università non interviene su queste cose mi pare difficile, cioè è difficile cominciare dagli studi dottorali o addirittura postdottorali. Sì. Questo diventa molto, molto complesso. La terza cosa che vorrei dire rapidamente è la questione dei processi che ricordava Arianna, cioè l'Ottocento come processi. Questo, dinamiche e processi, io lo condivido moltissimo, è fondamentale, e questo ci aiuta anche a evitare di confinarci in schemi categoriali post-ideologici, se posso dire così. Penso per esempio alle dinamiche del riformismo, cioè tutti i tentativi, processi ottocenteschi tra rivoluzioni, certo, anche contro rivoluzioni, ma anche processi di riforme. Ci sono i diversi percorsi risorgimentali, ormai lo sappiamo bene, non c'è un percorso risorgimentale, sono tanti percorsi e essi sono molto complessi. E dunque chi non conosce o chi non accetta l'idea dei processi e delle dinamiche ha difficoltà a cogliere l'Ottocento e tanto più quello che tutti voi avete chiamato il lungo Ottocento, giustamente. Infine, l'ultima questione è naturalmente, teniamo sempre presente le libertà della ricerca, cioè se siamo dei cantieri, se siamo di fronte a un dibattito aperto è perché c'è una libertà delle dinamiche della ricerca che si riflettono nell'università, e dunque a maggior ragione secondo me è importante avere un quadro complessivo di un cantiere aperto. Ultima osservazione è quello che mi pare che tutti voi avete infine ricordato e che mi sembra il ponte, e ti do appunto anche un assist Riccardo, perché mi sembra che è anche il filo rosso che ci porta ai prossimi incontri. Cioè l'università deve recuperare il rapporto con la ricerca che si fa fuori dall'università. E questo è un'altra questione. Una questione importante, cioè si fa fuori ricerca e anche c'è un legame con un mondo, una società, per non parlare delle dinamiche politiche, sociopolitiche, che chi fa storia del Risorgimento naturalmente non ignora. Ma appunto bisogna trovare forse occasioni per riflettere anche su questo. E quindi tanto io ringrazio tutti voi che avete partecipato, anche numerosi, a questo incontro, e ridò la parola al nostro Riccardo per chiudere. Bene, grazie a te Andrea. Ovviamente ringraziamenti li ha già fatti appunto il coordinatore di questi appuntamenti, di questa serie di seminari Risorgimento da ritrovare. Chiudiamo qui il secondo appuntamento e vi do appunto, vi indico che il terzo, vi ricordo che il terzo si tiene
Si terrà giovedì 20 gennaio, 20 gennaio ovviamente del 2002, alle ore 16:30 e verterà sul tema, come già anticipato Arianna, risorgimento e dibattito culturale, e sarà appunto introdotto e curato da Arianna Arisi-Rota. Grazie a voi tutti e buona serata.